Allora, molto buongiorno a tutti quanti. Ora spiegherò tutto quanto. Aspetto che si colleghi qualcuno. Dopodiché spieghiamo come funziona questa diretta. Cavoli, volevo usare questo, ma non lo posso usare. Non mi batto bottino. L'ho messo lo stativo qui. Adesso prendiamo lo stativo. Ora vi spiego come funziona questa diretta. Datemi 3 secondi che. Molto buongiorno a tutti, datemi 3 secondi che sto sistemando la videocamera. Sono un po' in ritardo, avevo detto verso le 3, ma perché la bicicletta mi ha finito la batteria e sono venuto a pedali. Quindi 3 secondini che sistemo tutto, qua giù abbiamo anche la luce. Molto buongiorno a tutti quanti, aspetto che si colleghi qualcuno, dopodiché vi spiego come funzionerà la diretta di oggi. Sarà una diretta un po' particolare. E se mi riesci ne faremo dell'altro di queste dirette qua giù. Ho intenzione di farne almeno una al mese per tutti gli abbonati al canale e dare qualche vantaggio in più agli abbonati. Almeno una al mese per i livelli 2 e 3, che sono il secondo abbaglio e terzo. Cazzo, non mi ricordo come l'ho chiamato i gruppi. Vabbè, per tutti quelli che mi seguono su WhatsApp, su gruppi di WhatsApp, cercherò di mettere tutto in descrizione appena finito il video. C'è il test da fare, e a dipendere dal punteggio venite divisi nei vari, ma non è il punteggio, è come rispondete alle domande, verrete divisi nei vari gruppi. Molto buongiorno Fiorangelo, finalmente ci siamo, adesso si inizia. Questo è stato ritirato Giuseppe, molto buongiorno Giuseppe e CLS Extreme, molto buongiorno a tutti quanti. Questa diretta sarà molto particolare perché insieme andremo a riparare, limitiamoci per ora a diagnosticare, poi a riparare questo monopattino di cacca qua giù, questo Ninebot maledetto. Ciao Mario, molto buongiorno. Non si può dire all'interno del container, ma non si può dire dove si trova il container. C'è però un video dove spiego come mai sono nel container e tutto. Bene, allora spieghiamo anzitutto qual è il problema di questo monopattino e come mai mi sono ritrovato a fargli un video. Molto buon pomeriggio, Giuseppe. Anche se è molto buongiorno, non è molto buon pomeriggio non usa. È per i boomer. Allora, cerchiamo di mettere l'asta sistemata un po' meglio, così non dobbiamo più andare a sistemarla. Aspetto ancora un paio di persone che entrano, dopodiché iniziamo a fare la riparazione. Quest'asta qui non tiene, perfetto. Ok, come non detto, la buttiamo giù. Dopodiché iniziamo a fare la riparazione su questo monopattino. Vi spiego velocemente come sono le regole. Ciao Angelo. Ah, Angelo, molto buongiorno. Allora, come funziona? Cercherò di leggere tutto, poi aiutatemi anche voi, chi scrive, insomma, se non leggo tutto. Vabbè, sono tre, ciao a tutti. Eh sì, come ho detto, ci ho messo un pochettino di più perché mi si è fermata la batteria della bicicletta, anzi, a proposito, già che ci sono, la metto sotto carica, perché se no, dopo col cavolo che ritorno a pedali a casa, che col carrello e tutto è veramente una pesata. Ok, qui è in carica, la batteria sta caricando, perfetto. Cercheremo di utilizzare le luci più possibile, la diretta durerà al massimo 2 ore, cioè fino alle 5, o se lo ripariamo prima durerà anche meno, ci fermiamo prima. Come ho già detto nella premessa, io questo monopattino l'ho già riparato, ma stavolta sta a voi fare, guarda, l'ho riparato pochissimo prima di fare questa diretta, è uno dei monopattini che più mi ha fatto ammattire nelle mie varie riparazioni. E ci stavo facendo un video dicendo proprio che, cioè, ho fatto nel corso, ho detto si può riparare con il corso di scuola riciclo fino al 100% dei monopattini, poi se ne trovo uno che non posso riparare, ti immagini che figura di cacca che vado a fare, per cui ho voluto farci un video proprio perché è uno di quelli che mi ha fatto ammattire di più. Questo perché venendo qui ho perso un po' di fiducia in me, perché in realtà soprattutto a un gruppo di persone, nel gruppo Elite l'avevo detto, io questo avevo già fatto la diagnosi. Però non volevo credere in me, ho detto basta, ci ritorno sopra, ci riprovo di nuovo e poi no, 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 non ce l'avevo fatta, mi sono incasinato di più fino a che poi finalmente non ho risolto la problematica. Allora, parliamo subito di qual è il difetto di questo monopattino. L'ho già fatto vedere nei vari gruppi, lo faccio vedere adesso qui e spiegherò adesso le regole su come funziona la riparazione. Vi faccio vedere un video, sì, la Potenti Mezzi Production, questo ci consente, dove vi faccio vedere.
lo spingo a piedi, come vedete è bello fluido, non è rumoroso ed è perfettamente, insomma, utilizzabile a motore spento. Adesso ho il motore acceso e vado a dare gas mentre vado. Vedete che oltre a vibrare, quindi vibra, è molto rumoroso, la potenza ce l'ha. Adesso vi faccio vedere un altro video da più da vicino. Perfetto, andiamo quindi oltre. Allora, come funziona questa diretta? Semplice, avrete tutto il mio laboratorio a vostra disposizione, gli elementi indispensabili, non i super mega macchinari, anche perché i super mega macchinari, se non sapete cosa sono, non sapete come utilizzarli, per cui non ve li farò utilizzare. Ma abbiamo un tester da poter utilizzare, cacciaviti a più non posso quanti ve ne pare, pinze, pinzettine quanti ve ne pare, dopodiché abbiamo dei connettori qua giù per il testerino per fare delle prove, il tester quello per i motori, per i sensori, per tutto questo, il tester dei componenti, ecco, l'avevo messo sotto carica, il tester questo qua giù per vedere se il componente è buono o non è buono, per vedere tutto quanto. Quindi però voglio fare una gara con voi, per cui il gioco è che io prenderò un pezzo di carta, che è questo, una bella penna, perché è troppo semplice dire no per dire guarda i sensori di Hall, e io guardo i sensori di Hall e voi in tre balletti sapete la risposta. Siccome il monopattino è qua giù e andrebbe smontato, io considererò con la penna, quindi scriverò proprio con la penna, più o meno quanto tempo sarà necessario per fare le varie opzioni. Per cui dovrete dire, che ne so, smonta il manubrio, attaccati lì, guardate di là. Io sposterò la videocamera così che voi vedrete proprio il componente che volete che io vada a testare, come collegarmi, tutto quanto me lo direte voi, e lo testiamo insieme. Questo esperimento ha senso se state un po' al passo, perché se invece guardate e basta senza rispondere, possiamo stare 2 ore a guardare qui questo monopattino e non si riparerà da solo. Alla fine di tutto il percorso guarderemo quanti minuti sarà la somma totale e il prezzo da fare al cliente lo deciderete proprio voi, se riuscite a ripararlo. Bene, iniziamo, andiamo a leggere i commenti che non ho letto. Dunque, c'è molto buongiorno Ball0083, ciao a tutti. Marco Bartolo, ciao, molto buongiorno Marco. Lorenzo, non mi dire che hai ancora un monopattino che va a fare rumore. Sì, esatto, sai perfettamente qual è. Mi hai dato anche un consiglio, ma non so quale hai detto. Uè, ciao, quando apri il gruppo? Il gruppo ne abbiamo già aperti parecchi. Chi ha fatto il test e ha inserito correttamente la mail ha ricevuto i vari gruppi, quelli più adatti. Ancora le voglio chiedere se il voltaggio in uscita di uno step up rimane invariato anche se la batteria è scarica. Molto buongiorno per domande come queste. Adesso il servizio è a pagamento. Trovate tutto quanto il link in descrizione. Qui dobbiamo riparare questo monopattino e questo monopattino non si riparerà con uno step up. Che ne dite? Iniziamo? Bene, allora, avete visto qual era il problema? Cos'è la prima cosa che mi dite di andare a controllare? Ah, altra cosa che possiamo fare, cioè tipo i suggerimenti da casa, sai, il 50 e 50? Come vedete ho lasciato un telefonino disponibile, quindi eccolo qua giù. Quindi se mi volete dire chiama questo numero, chiama quest'altro numero, fai queste prove, è qua giù, mi dite che numero devo chiamare e lo chiamo. Se mi volete scrivere in privato magari qualcosa che, niente vocali possibilmente, soltanto scritte, mi potete scrivere tranquillamente un messaggino al numero WhatsApp, quello che ormai dovreste aver salvato, è quello in ogni descrizione, quello dei vari gruppi, e diciamo i messaggi anche qua giù, se magari la chat si blocca o altre cose di questo genere. Quindi, Fiorangelo dovrebbe essere... Molto buongiorno a tutti, siamo in diretta, lo sapevate? Molto buongiorno a tutti, siamo in diretta. Adesso lo mandiamo un secondo abbaglio. Molto buongiorno a tutti, siamo in diretta. Perfetto. Allora, ma il monopattino ora è tutto montato, proviamo a fare prima l'autoapprendimento della centralina. Perfetto, è un Ninebot, non ha l'autoapprendimento della centralina, ha il telefonino, ha il Bluetooth, ci possiamo collegare al Bluetooth al nostro display. Il monopattino, per agevolarci sul fare le varie opzioni, l'ho già smontato io. Teoricamente sarebbe montato, per cui ipotizziamo di partire da montato, vi dirò i vari tempi che sono serviti più o meno per smontarlo. Considerate che abbiamo un avvitatore, per cui si fa veramente in tre balletti.
Ce l'ho la penna? Sì, eccola qua giù, la penna riciclo. Guardate che bellina, me l'ha regalata questa Greta. La penna con me, me mini con scritto riciclo. È bellissima questa penna. Allora, proviamo a fare le vedere. Molto buongiorno, Junto, molto buongiorno. Presenta lo stesso rumore che succede agli ingranaggi epiciclidali della bici quando sono sgranati. Il motore di questo motore del monopattino ha frizione epiciclidale? Oh, bellissima domanda. Hai mai smontato un monopattino? Lo vado a prendere perché mi sono procurato, proprio per non farvi fare inutili prove a smontare tutto quanto, i vari componenti a parte. Vorrei un po' di partecipazione, per cui se volete che vada a smontare il motore, mettete un ok, smonta e io vado a smontare il motore. Sono procurato tutti i pezzi, eh. Ale, il video non va in loop, colpa del mio shell e ci sono problemi? Non so qual è che deve andare in loop. Poi vediamo, me lo dite magari meglio perché non ho capito bene. Allora, qua giù ho questo motore, ma prima di smontare il motore, ok. Ok, Giuseppe, vuoi che sia. A te va bene, anche te vuoi smontare il motore. Ok, allora, per smontare il motore, quindi non puoi rispondere alla domanda sopra. No, non risponderò mai più a queste domande. Tutte le consulenze da adesso sono a pagamento, anzi, in realtà da quando ho chiuso il laboratorio. Per cui, per chi vuole, c'è le consulenze a pagamento. In alternativa, per chi vuole, c'è tranquillamente il corso che può fare. Per chi non vuole fare il corso, c'è il gruppo e può fare il test e vedere un attimino qual è il punteggio. Se uno ha voglia di partecipare alle varie domande, ai vari video, ai vari tutto, più che volentieri può fare il test. In base al punteggio, viene diviso in un gruppo o in un altro. Chi non ha voglia di perdere tempo e vuole solo la risposta, si fuga. Quindi, allora, 720p si vede bene. Non ho mai smontato il motore del monopattino. Ok, smonta. Il firmware è originale oppure è stato modificato? Hai già controllato? Oh, allora, bellissima domanda, Fiorangelo. Dunque, questo monopattino, partiamo dalle basi. È di una cliente, una signora, peraltro abbastanza leggera, quindi per chi si domandasse magari il peso del conducente può influire o qualcosa, è di una signora che l'ha prestato ad un amico, ha fatto un piccolo tratto, a suo dire, questo è tutto riferito, io vi dico quello che mi è stato detto, ha fatto una piccola tratta e quando gli è stato restituito alla signora presentava questo problema. Prima no, per cui la signora ha ipotizzato che potesse essere tipo dei sianpietrini o comunque sia una buca o una botta, e la signora sempre ha ipotizzato potesse essere un cuscinetto. Effettivamente è molto rumoroso, tuttavia una prova senza smontarlo, che non implica per noi tempo, è sicuramente quella di trascinarlo avanti e indietro. Lo dico sempre in tutti i video, strano che nessuno finora mi abbia detto trascinalo. Tutti subito smonta, 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 mi fate smontare magari per nulla, eh? Allora, facciamo quindi questa prova, lo trasciniamo avanti e indietro, è fluido, il monopattino è fluido, quindi non sembrerebbe né un problema meccanico, quindi riconducibile ai cuscinetti, e non sembrerebbe, dico tutto non sembrerebbe perché finché non lo smontiamo non ne possiamo essere sicuri, ma non sembrerebbe nemmeno un problema di elettronica del motore, perché appunto se no lo dovrebbe fare anche da spento, non solo da acceso. Se lo andiamo ad accendere, uguale, è fluido, finché non diamo gas è fluido, non è scattoso, non si blocca, per cui ancora non sembrerebbe un problema né meccanico né elettronico, sembrerebbe. Okay, questo è da fuori, lo guardiamo da fuori, le prime prove prima di smontarlo, perché qui avete voglia di smontare, ma prima va provato da fuori e appunto non sembrerebbe avere problemi, tuttavia è un Segway, è un Ninebot, e Segway Ninebot. E i Ninebot sulla forcella davanti di solito hanno quel dado bastardo che taglia i cavi, per cui senza averlo ancora smontato potremmo ipotizzare che il problema sia su un cavo che magari fa tocca e non tocca su quel dado. Questa è una mia ipotesi da primo da fuori guardandola, e infatti è quello che ho riferito alla cliente. Quindi io, se siete d'accordo, la prova che farei prima ancora di smontare il motore è quella di alzare il piantone e guardare questo sterzo. Perché, come vi dicevo, questo sterzo ce ne dovrei avere uno in più, un attimo. Lo sterzo di un Ninebot è questo qua. Ok. Questo modello qui è quello senza ammortizzatore, questo è quello con l'ammortizzatore anteriore. Ha questo movimento qui, e qui all'interno è presente un dado bastardo maledetto, lo vedete laggiù? Un dado, vedete com'è fatto quel dado laggiù?
che serve una chiave particolare che mi sono dovuto appositamente fare per stringerlo. E siccome ha questa dentatura fatta così, questo dado tende a tagliare i cavi quando li passano sopra. Per cui la mia prima ipotesi era questa, quando l'ho preso. Allora, continuo a leggere i vari commenti. Fiorangelo, il film è l'originale oppure è stato modificato? Adesso andiamo a vedere. Cuscinetti nel mozzo, potrebbe essere i sensori. Salve Alessio, molto buongiorno Fabrizio. Molto buongiorno Spin Club, ancora non ti avevo salutato. Ma la vibrazione la fa solo in partenza o anche dopo che ha preso velocità? Figo. Dunque, la vibrazione la fa soprattutto alla partenza, dove c'è sempre un carico di peso, anche a ruota alzata, non sempre però, anche a ruota alzata lo fa, quindi anche senza peso. Non c'è proprio una condizione generica standard in cui la fa. Quindi, ripeto le regole, prima di dirmi si guarda i cuscinetti, si guarda quello che implica smontare i componenti. Voglio sapere da voi quali sono le prove da fare per fare tutto, perché io mi appunto quanto tempo impiegheremo per fare la riparazione. Così il prezzo, il preventivo al cliente lo deciderete voi. Dunque, il firmware mi ha chiesto. Il firmware si accoppia perfettamente con l'applicazione Bluetooth, solo che ce l'ho su questo telefono, per cui non la posso fare. Comunque, con l'applicazione Ninebot, me lo rileva come E22, se non mi sbaglio. E onestamente detto, non so nemmeno qual è il modello perché non c'è scritto il codice seriale qui da punte parti, però andando a cercare su internet E22 effettivamente sembra quello. Quindi vado a cercare, poi Ninebot fa talmente tante sigle che è difficile stargli attento. Ninebot E22 e ci sono tutte le ricerche che ho già fatto io, ovviamente. Se lo andiamo a vedere, 400 euro, 399 euro, c'è proprio questo monopattino. Vi faccio vedere la foto. Bla 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 bla. Che pizza, non mi fa vedere la foto. Oh, eccolo. Sembrerebbe proprio lui. Come vedete, non è dotato di ammortizzatori. Eccolo qua giù, vedete che non è dotato di ammortizzatori esattamente come questo, per cui effettivamente sembra un E22, però la cliente non se lo ricordava il nome, per cui è difficile quando è così capire che monopattino è, ma ovviamente è un Ninebot E22. Allora, figo, si sarà rotto il filo di una delle tre fasi. È stata anche una mia supposizione proprio all'inizio. Secondo mio parere sono i sensori. Perché o è matto come me che ho sbloccato completamente la centralina saldando shunt doppia batteria e sono riuscito a fondere un motore con 36 volts. Prima controllo la meccanica a vista, poi se non ritrovo stranezze vado avanti con motore e centralina. Giustissimo Fabrizio, siamo sull'ottica giusta. Ragazzi, state dando suggerimenti giustissimi, controllare sensori, controllare centralina, però noi ce l'abbiamo ancora montato, quindi mi dovete dire cosa devo smontare, perché se io vado a smontare i sensori perdo ovviamente un bel po' di tempo e cioè, qua giù arriviamo tranquillamente a 3 giorni e invece io voglio arrivare a una giusta tempistica. Se non vi dispiace, metto intanto il telefono sotto carica. Ciao, grazie, niente, Spin Club. Quindi ancora accetto consigli, ditemi pure cosa volete che guardi e io ve lo controllerò qua giù. Lo guardiamo insieme, guardate, ve lo metto accanto perché magari vedete me, il mio faccione, dite male, è brutto, ma voglio vedere il monopattino. Eccolo qua giù. L'ho già smontato io per voi, ma considerate che sia ancora montato, tanto a smontare il piantone tutto ci vuole veramente poco. Se vedete dei cavi sbucciati, delle cose fuse, ho fatto tutto io, ok? La cliente me l'ha dato, era in tonso, perfetto, non aveva né un graffiettino, né una sbucciaturina, né un cavettino sul riscaldato, niente, ho fatto tutto io. Per cui chiedetemi e io vi rispondo di tutto quanto. Leggo, scusate, smonta la pedana ed estrai i cavi del motore per testare i sensori di olio. Ok, questo monopattino, questo in particolare, come vedi, non va smontato dalla pedana perché la pedana è vuota, non ha assolutamente nulla. Ne prendo un altro per farvelo vedere com'è. Questo è un altro monopattino che mi sono tenuto da parte solo per farvi vedere. Smontato come vedete nella pedana non c'è assolutamente nulla, solo un filo che va alla luce dietro. Questo è un catarifrangente, ah, la luce dietro sono laterali. Qua giù abbiamo tutto il motore davanti. Questo monopattino è particolarmente famoso per avere tutto davanti. E qui all'interno
del nostro piantone giganterrimo, che lo vado a prendere uno smontato. All'interno dell'enorme piantone troviamo batteria e centralina, e per cui è tutto all'interno e va diretto giù nel tubo fino al motore, per cui è tutto molto molto diretto. Vado avanti con i commenti. Dunque, Fiorangelo, allora prima di smontare testo le leve freno, acceleratore e freno elettronico se hanno gioco. Bravissimo Fiorangelo. Fiorangelo, tra l'altro, se non mi sbaglio, sei uno nel terzo gruppo te. Si vede dove una persona c'è dietro uno studio. Infatti, per ora Fabrizio e Fiorangelo sono quelli che stanno dando le risposte più corrette, non perché le altre siano sbagliate, ma perché effettivamente prima di smontare qualcosa, tu immagini te vai dal meccanico, c'ho una piccola vibrazioncina solo, ma aspetta, la smonto io della frizione, il motore, la biella, non torna qualcosa. Magari era invece una gomma più sgonfia. Allora, dunque, prove da fare effettivamente prima di smontare. Guardo le leve. Ora io qua giù ho due manubri, quello montato e un altro, se non mi sbaglio. Quello corretto e un altro. Boh, non mi ricordo più qual è. Vabbè, comunque sia, entrambi sono buoni. Come vedete, non abbiamo gioco qua giù, non abbiamo. Questo c'è il campanello che lo blocca. Non abbiamo per nulla gioco qui, è bella fissa, è bella fissa. Quindi il manubrio, l'acceleratore, i freni, questi non hanno la leva, non sono per nulla ciotoloni. Sembrerebbe tutto perfettamente funzionante, prima ancora di smontarlo. Perfetto, finora avete detto delle cose giustissime, per cui io mi segno intanto qua giù come tempistiche 2 minuti. 2 minuti secondo me sono il tempo necessario per fare i test generali, quindi inizio 2 minuti, test generali. Senza smontare. Cos'è che fischia? Non me lo dire. Porca vacca. Porca. No, 12. Per cui no. Ok. Pensavo fosse quello. Allora, ciao, siccome il mio pattino prima andava a 22, ora va a 20, sai il perché? Probabilmente sì, tuttavia oggi stiamo riparando questo, in diretta si ripara questo, come ho già detto e lo ripeto, chi volesse far parte di tutti i gruppi WhatsApp che abbiamo fatto è benissimo accetto, basta che faccia il test, dopodiché verrà suddiviso nei vari gruppi, chi non gliene frega nulla perché tanto vuole solo riparare il proprio monopattino, ci sono le consulenze a pagamento, potete contattarmi a pagamento. Dunque Fabrizio, prima centralina per praticità, poi se tutto bene ho sensore freno o acceleratore, poi vado sul motore sensore fasi. Inverter suonava. Mi sa anche a me, ma in realtà è ancora a 12, per cui per ora è buono. Probabilmente era il tester che si era spento da qualche parte. Ci sono svariati. Intanto metto il telefono sotto carica perché mi sa che se no non si finisce la diretta. Come ho detto, possiamo utilizzare anche il cellulare se qualcuno volesse. Noi possiamo anche chiamare qualcuno, mi dite voi chi è e io chiamo. Poi se sono torso e mi date il cavo, faccio anche ridere perché fa una diretta, sembra un vecchio che non sa collegare un cavo. Ok, siamo collegati. Dunque, io di solito guardo centralina, poi i sensori del motore e poi i cavi del motore. Io darei prima un occhio ai cavi e connettori motore, fosse un sensore all, la centralina darebbe errore all'istante. Lourdes. Ah, non avevo capito, Lourdes. Sta accedendo la saldatura ad accendino del pannello. No, il pannello è sopra, solo che è. Sì, bellissimi i miei peli, vero? È quasi una settimana che qua giù piove ininterrottamente e quindi il pannello mi carica veramente pochissimo. Sta caricando 14 volts, che dovrebbe essere più che sufficiente, ma non abbastanza ampere a sti tromboni di batterie riciclati. E qua giù ci avrò una roba tipo 1000 A. Il problema è che in una settimana hanno già acciucciati parecchi, per cui devo limitare il più possibile l'utilizzo della corrente. Allora, quindi torniamo qua giù al nostro monopattino. Dunque, il motore è un direct drive, quindi escludo gli ingranaggi. Potrebbe essere che le bobine si attaccano ai magneti. È capitato a me sulla bici perché la ruota era fuori asse. Sì, però seguitemi un attimino. Se io mi metto a smontare il motore, perdo tantissimo tempo. L'ho già smontato, sicché tranquilli. Prima di perdere tempo, partiamo da una base. Facciamo tutte le prove che si possono fare prima di smontarlo, perché poi smontarlo perdiamo tempo. Capite? Che poi se io perdo 3 giorni dietro un monopattino, quanto gli devo chiedere al cliente? Questo monopattino non mi deve fermare
dalla linea, no, di lavoro, per cui io ci devo perdere il meno tempo possibile su tutte le riparazioni, tutte. E vi ripeto, fate l'esempio, andate dal gommista o dal meccanico perché avete una vibrazioncina su una macchina, non è che il meccanico ti dice ah, allora il motore smontiamo, bisogna partire prima dalle prove fuori, no? Quindi le prove potrebbe essere alzarlo in aria, far girare la ruota, magari ci mettiamo, guardate, mi metto proprio accanto, vai, non ci passo lo stativo, allora Maremma, ti ho detto paio un vecchio in questa maniera. Buon pomeriggio da Viareggio. E problema moschito, vento risolto, grazie mille per i consigli. Fa piacere. Quando è così, fa molto molto piacere. Giro la videocamera. Eccoci qua giù. Allora, questo è il motore. Allora, come vedete, le prove da fare ovviamente sarebbero di girare il motore in maniera fluida. Come vedete qua giù è molto molto fluido. Io ho voluto smontare qua giù il piantone e ispezionare subito la parte qua sopra, ve lo faccio vedere anche a voi. Il dado in realtà è stato cambiato dalla Segway, questo qui non taglia, taglia molto meno. I cavi si sono un po' rovinati qua giù, questi non l'ho rovinati, dove erano? Aspetta, poi li ho tagliati io per testarli. Comunque c'era un cavettino rovinato qua giù, mi sembra lui. Sì, questo era rovinato. Vedete, questo era rovinato, quegli altri due li ho tagliati io per sbucciare e per fare delle prove. Quindi che prove volete che faccia su questo monopattino? Allora, innanzitutto segno che per togliere tutte le viti a sto piantone ci ho messo circa ulteriori 5 minuti. Ho perso la penna. Poi ho detto che usare questa penna qui, garba. Allora io segno quindi 2 minuti qua giù, ulteriori 5 minuti. Smontato. Viti piantone. Chi mi dice 5 minuti sono tanti, provate a smontare tutte queste viti che sono qua giù. Guardate quanti bui ci sono. Sono tanti tanti bui, ci è voluto un po' di tempo, soprattutto perché sono tutte misure un po' bastarde diverse. Prova solo i tre fili del motore con un'altra centralina. Sì, ti ci voglio. Allora, la regola è che noi ripariamo, non sostituiamo, per cui non voglio sentire, ci mettiamo un'altra centralina. Le centraline si possono provare, i motori si possono provare tranquillamente senza adoperare altre roba, se non ci si chiamava riciclo, ma ci si chiamava si cambia tutto. Allora, andiamo a fare le prove, quella che mi stavi suggerendo. La prova per vedere se un motore va è presto fatta. Qua giù abbiamo sbucciato tutto. L'ho fatto vedere in tantissimi video, la prova è presto fatta, così è bello fluido, quindi i cavi del motore non si toccano. Quando vado a toccare due cavi del motore, come vedete, si blocca. Vedete che non è più fluido, si può fare la prova anche mentre si gira, si tocca e vedete che si blocca. Questo fa capire che le bobine del motore molto probabilmente, senza andarle a ispezionare, poi ovviamente ispezionare è l'ultima prova che si va a fare, senza andarle a ispezionare molto probabilmente sono buone le bobine, quindi è tutto a posto. Si può fare le varie prove incrociate con le varie bobine, ma vi anticipo già, ho già fatto questo test, è tutto a posto. Ci aggiungo quindi un minuto, guardate, 2 minuti per aver testato senza andare a smontare nulla, 5 minuti per aver smontato il piantone, un minuto, perché un minuto basta e avanza. Test, un minuto. Test bobine da fuori, ci scrivo. Poi, ovviamente, ve l'ho detto, potete utilizzare tutto quello che abbiamo qui. Se volete, io vi collego sto strumentino che ci dice se le bobine sono buone. Ma non ce n'è bisogno, si perde tempo e basta. Così abbiamo già fatto la nostra prova. Se i cavi in generale non sono sbucciati e poi la continuità dei cavi. Ok, la continuità la possiamo andare a testare, Fabrizio. Quindi imposto il tester su continuità. Questo testerino qui è bellino a bestia perché sia farzonino, sentite farzonino, che si accende sta lucina. Vedete? Quindi anche se non si sente si vede accendere la lucina. Il problema in quello che dici te è uno solo. Che le bobine del motore, in generale tutte, ma in questo in particolar modo, hanno una resistenza interna talmente bassa che segnano come in corto. Vedete? Tuttavia, le bobine non sono per nulla in corto. Questi numerini laggiù sono la resistenza in ohm.
Ora, vediamo se riesco a farvela leggere. Non lo devo toccare perché sennò faccio io la resistenza. Come vedete, e vabbè, via lo tocco, dai. Come vedete dovrebbe essere 0,5. Però probabilmente non la sa testare, dice 0,9. Ma in realtà dovrebbe essere 0,5 ohm. Vediamo se me la misura così. 0,3. Ok, la misura. Perfetto. Quindi la prova che te hai suggerito di fare, Fabrizio, è un'ottima prova, ma non valida su questo particolare modello, perché ha le bobine con una resistenza interna talmente bassa che appunto segna che è cortocircuito, ma in realtà le bobine non sono in cortocircuito. La prova da fare, qui lo dico e qui lo ripeto, è sempre questa: girare. Il fatto che l'abbiamo fatta a vuoto è già indice, insomma, cioè già ce lo faceva capire, ma lo giriamo a vuoto. Dopodiché, se vado a toccare le due bobine e si ferma il motore, come vedete, è buono, la bobina funziona molto bene, se no questa cosa qui non l'avrebbe fatta. Chi ha preso un po' di manualità, girando così, sente quanto è resistente e capisce quanto è buona la bobina. Chi invece non ha manualità può fare questa semplice prova da fuori. Vado avanti a leggere i commenti. Dunque, test cavi e 10 minuti fatto da fuori. Ma i sensori Hall col tester li hai già controllati? Sono uguali? Comunque, se sono uguali, vedi se la centralina una volta accesa eroga i 5 volts dei sensori oppure eroga meno. Perfetto, adesso andiamo a fare queste prove. Abbiamo il tester, attacchiamolo e testiamo le fasi e i sensori, volendo anche l'acceleratore. Certo, possiamo testare assolutamente tutto. Se volete vado a fare tutto quanto. Allora, quindi io partirei, testa i sensori. Ok, tutti mi state dicendo i sensori, quindi andiamo a testare i sensori. Allora, io vi dirò quello che abbiamo già rilevato, ma cercherò anche di collegarli insieme a voi. Purtroppo l'attacco dove non l'ho trovato, eccola qua giù. Purtroppo l'attacco dei sensori di Hall è questo attacco bastardo vi che non ce l'ho, devo dire la verità, e non ce l'ho, sicché ho questa frusta vi e mi ci adatterò qualcosa. Io l'ho fatto così, mi vado a collegare soltanto a questi esterni qua giù, quindi i tre colori, mentre per l'alimentazione la farò a parte. Ora qui vado a collegare col test, sarà difficile farvelo vedere perché non è semplicissimo organizzare tutto per farvelo vedere. Dopodiché dobbiamo dare due alimentazioni invece le positive. Vediamo se c'è qualcosa per fare l'alimentazione positiva. Questo è un femmina. Sta vedendo c'ho maschi. Oh, eccoci. Eccoli qua giù. Vado a prendere quindi due maschi, che qui non ce l'ho. Boh, sono fortunato. Ci viene. Allora, vado a collegare. Oh, tipo, ma non ho preso quella volta. Vedete, sembra una cavolata, ma per fare ogni semplice cazzatina bisogna perdere tempo. Sicché io vado a togliere le linguette qua giù per farcelo entrare. Adesso questo c'entra, io so che la prima e l'ultima è il negativo e il positivo, per cui questo qua giù sarà il mio negativo, lo vado a prendere di colore nero così non mi sbaglio. Allora, questo qua giù sarà il mio negativo che vado ad alimentare bene bene a questo V, il mio negativo V. Oh, allora, eccolo. Mentre il mio positivo sarà 1, 2, 3, 4. Eccolo lì. Questo è il positivo e lo vado a collegare lo schiocco di va. Vai, schioccato. Adesso lo vado ad inserire al contrario. No, te guarda questo studio via, ci ho studiato, sembra, ma ci ho studiato. Allora, se non mi sbaglio, così ci siamo, così ci siamo. Quindi vado ad alimentare il tester, lo giro così si vede bene e non legge nulla, una sega nulla. Perché? Perché qui non è collegato. Oh, ecco. Allora, vi faccio vedere quello che si vede da questo motore. Osservate le fasi. Le fasi sono così. Ok? Quindi vi torna. Mi devo comportare in maniera diversa. Che altre prove volete faccia? Vi ripeto, ve l'ho fatto perché sembra un barbatrucco, ma non lo è. Dunque, qua giù ho una matassa di cavetti che uso io per fare tutti gli attacchi possibili e immaginabili. Vi ho il testerino che mi esce con l'attacco velo bianco. Quello che ho fatto è portare la basetta qua giù. Qua giù l'ho sminuita in quelli più piccolini che ho collegato solo a le uscite dei sensori qua giù, mentre l'alimentazione l'ho presa con questi due fili a parte. Oh, non me la mette più a fuoco. Allora, dimmi.
me la metto a fuoco. L'alimentazione l'ho presa a parte, positivo o negativo, e li ho alimentati. E il risultato è questo, che sto testando sti sensori. Va bene questo risultato, deve essere differente, perché voi dite testa sensori, ma sapete come deve essere quello dello del Ninebot? Deve fare questo lavoro. E ora non ha toccato più. Quello qui è un tocca. Ecco. Deve fare questo lavoro qui o lo deve fare questo lavoro qui? Che voi mi dite testa, io ho messo il tester a vostra disposizione, ma voi lo sapete leggere? Dunque, Fabrizio dice, secondo me una delle bobine è fallata. Junto, c'ha questo viso un po' questo qui. Oh, allora, c'ha questo viso qui, Junto. Così, tipo... Gira piano il motore per vedere la sequenza dei LED, ok? Forse non va bene. Ok, giro piano il motore. Guardami me bene. Giro piano il motore. Va bene così? Oh, e lo dovete riparare voi, lo devo riparare io, sicché me lo dovete di voi. Va bene sta sequenza oppure no? La sequenza A, B, 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 C, 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 A. Dimmelo te dove lo vedo in questo tester qui, vai. Serangelo dice tutto ok. Giuseppe dice è ok. Io ve la faccio rivedere. Qui non abbiamo A e B e C, ma qui abbiamo giallo verde. Ah sì, no, c'è anche A e B, avete ragione. Guarda un po', lo giro in avanti, ora. Quindi carte prove fo. E che devo fare? Ditemelo voi. Ditemi voi che devo fare. Dio, voglio avere questo stativo verde. Tutto ok? Sembra ok. Perfetto. Quindi adesso cosa possiamo fare? Ditemelo voi. Va smontato sto motore? Lo andiamo a smontare? Ditemi cosa volete faccia e io ve lo fo. Cosa volete di più di Oside? Io credo a Fiorangelo e Giuseppe, quindi Fabrizio non sa se la sequenza è quella, però dà fiducia a loro. La centralina eroga 5 volts. Dunque, allora, anzitutto, fermi perché voi volete rubare. Io lo so che voi volete rubare. Ho perso anche la penna dinosauro. Eccola qui. Allora, per fare questo test, ci ho messo un po' per collegare tutti i vari cavetti. Diciamo, 5 minuti li abbiamo persi. Allora, abbiamo fatto il test 5 minuti sensori con tester. Adesso volete, mi hai detto che guardo se la centralina eroga 5 volts. Perfetto, quindi devo utilizzare la stessa tester, però devo collegarmi alla centralina che io ho già smontato, ma che in realtà si troverebbe all'interno del tubo. Questa è la centralina, per cui devo andare a prendere la connessione qua giù, giusto? Mi devo collegare a questo cavettino qua giù e vedere se eroga i 5 volts. Perfetto, quindi la devo. Va bene, due per volta. Controllo centralina, due per volta. Stiamo parlando ancora dei sensori. Quindi per fare questo test, per vedere se c'è 5 volts, ho bisogno. Mi giro la fotocamera. Quale strumento uso? Questo o questo? Ditemelo voi. Quale vado a utilizzare? Quale volete che vada a utilizzare per testare il 5 volts? Fabrizio vuole smontare tutto. Ora poi ci arriviamo. Ok, volete che utilizzi il voltmetro? Si può utilizzare anche questo, perché in realtà c'è la funzione che come viene alimentato, basta soltanto il rosso e il nero qua giù, mi alimenta controller 5 volts. Per cui si può utilizzare sia questo che questo. È esattamente la stessa cosa, l'unica cosa è che come vedete questo cavo bastardo qui, se non lo vogliamo andare a smembrare, è parecchio bastardo e quindi metterci il tester forse è più semplice. Quindi la prova che possiamo fare è collegare batteria, centralina, display e andare ad alimentare la centralina. Tuttavia, ricordatevi che come alimenterò, se non è collegato il motore, mi segnerà per forza di cose errore. Quindi bisogna capire se questo errore che lui segnala, perché tanto se accendo tutto col motore scollegato di sicuro mi dà l'errore,
Questo errore è giusto, è sbagliato, è il giusto errore? Che bisogna fare qua giù? Io intanto alimento, eh. Qui ho alimentato e 5 volte c'è. Ok, abbiamo fatto il test e 5 volte c'è. Per fare questo test, 2 minuti, 2 minuti. Anche perché se 5 volte non andasse, probabilmente il display non si accenderebbe. Non è cosa certa, però è probabile che il display non si sarebbe acceso. Quindi secondo me era una prova che si poteva evitare, però mi avete detto di farla, io la faccio. Dunque, collega il tester in serie alle fasi del motore per vedere se dalla centralina esce il segnale per alimentare il motore. Giuseppe, te tu c'hai ragione. Te come mi hai detto di collegare il tester in serie alle fasi del motore. Dunque, in serie alle fasi vuol dire che io devo interrompere una fase e metterci il tester in mezzo. Quindi su cosa vuoi, quale dei due tester devo utilizzare, giallo o bianco, e su cosa vuoi che io setti il tester per fare queste prove, perché c'è il rischio anche di bruciare tutto quanto e poi mi osta anche l'attrezzatura. Dice Fabrizio, ma è più preciso il tester, credo, si possono collegare i sensori e mettere il tester esternamente ai pin del connettore. Probabilmente sì, ma l'ha visto questo connettore lì? Se io ci metto in mezzo, da qualche parte devo tagliare, quindi lo vado a rovinare alla cliente. Prima di andargli a rovinare un cavo, se si può evitare fare un altro tipo di test, è sempre consigliabile farlo. Se no, si va a utilizzare. Quindi Giuseppe Berardino mi consiglia di utilizzare il tester, quello per bobine, per motore e sensori, e di metterlo collegato alle bobine. Quindi non ti fidi della prova fatta con a mano, dove ho bloccato il motore a mano, ma te vuoi che io utilizzi il tester? Va bene, nessun problema, ti accontento. Ma il fidato lo so però, eh. Lo so. Allora, mettiamoci di là. Allora, rimettiamoci di là. Te vuoi che io mi scollego tutto via perché tanto questo non serve più a nulla, ok? Quindi te vorresti che io andassi a collegare le bobine del motore via. Quindi io vado a collegare, come mi ha chiesto te, le bobine del motore. Tanto non è che ci vuole tanto, essere chiaro. È una cosa che si può fare. Però sono mai fidato. Eccoci. Quindi vado ad accendere, ok, è acceso. Quindi cosa dovrebbe succedere? Che se io giro lì, cosa deve succedere? Che tre di questi LED si dovrebbero accendere. Andiamo a vedere. Qual è? Vediamo un po'. Ma mi sa che lo devo girare veloce. Questo tocca. Sa che lo devo girare parecchio veloce perché senza i rotori devo girarlo veloce. Ci provo, perché scusate, ma difficile farlo. È difficile farlo così. Capace anche un vanno nemmeno queste bobine via. Non si vede nulla. No, non si vede nulla. Vediamo se c'è un altro tester che fa questa stessa lettura, perché in realtà le bobine sono buone, eh? Quindi vediamo un po' se questo va. Non lo so se questo va, eh? Di là. Il motore. Che di solito questa prova che si fa quando il motore gira talmente tanto veloce che è in grado di alimentare e far uscire dalla corrente. Quando gira così piano non è in grado, capito? Quindi ci si può aiutare magari con un avvitatorino, intanto lo alimento. E questo è proprio sciabrione bestia. Oh, eccoci. Perfetto. Quindi per l'altro tester non funziona quello lì. Perfetto. Per cui, come vediamo, le bobine sono tutte belle funzionanti, vedi? Ora mi ha fatto perdere, dato il tester non andava, anche più tempo. Schede di segno, 5 punti, 5 5 minuti. 5 minuti. Test bobine inutile peraltro. Te l'avevo già detto, mi fa la prova. Oh, allora. Oh, siete zucconi però. Allora, guardiamo un po'. Dice. Si possono collegare i sensori e mettere il tester esternamente. Abbiamo già detto il bianco. Il tuo tester ha le tre pinzette da collegare al motore.
Ma no, per il motore, aspetta, sei stretto con i tempi. Comunque, se non c'erano i 5 volt, un errore usciva dal display. Infatti, Fabrizio, infatti no, volevo sul motore. E l'ho messo sul motore. Cioè, spiega un attimino meglio. Oh, sono passati veramente 5 minuti della diretta, ancora non abbiamo una diagnosi, eh. Compro il dalla cliente e lo distruggo. Ero tentato, guarda, ero molto molto tentato, ma la cliente in questione è una di quei clienti relativamente buone che non mi ha dato limite di budget. Siccome ultimamente mi sono capitati due o tre clienti e mi hanno detto più di 20 euro non ci spendo, più di 50 euro non ci spendo, questa mi ha detto anche 150 che 200 euro, ma il mio pullino risistemamelo. Sicché dai, altra roba, altra roba. Non volevo sul motore. Dimmi dove lo devo mettere, ce lo metto. Dimmi dove vuoi lo metta. Vuoi lo mettere alla centralina? Devo mettere il tester bianco alla centralina per testare se escono le giuste fasi del motore? Lo fa questo? Se vuoi faccio questo, faccio questo. Volevo che collegassi il tester alle uscite del motore dalla centralina. Ok, quindi te vuoi collegare il tester bianco, quindi quello per vedere se funziona motori o centraline, vuoi che lo colleghi alla centralina. Allora, io lo faccio. In realtà vi dico già il risultato senza farlo perché l'ho già fatto. Tuttavia, qui ti segno una penalità grossissima perché non è un cavolo semplice farlo. Proprio perché qui è vero c'è coccodrilli, però l'attacchi sono messi va giù, allora cosa ho dovuto fare io? Ho dovuto sbucciare, vedi, poi ho questo stativo, il bello è c'ho anche quello buono lì, ma continuo a usare quello sciabrione, vedi, che sono bravino. Scusate, se vi fa venire mal di mare, ecco. Allora, cosa ho fatto io per collegare le tre pinzette che mi avete detto voi? Ho sbucciato i tre fili V, vedete, lavoro a mio cugino style questo V. L'ho sbucciati con un taglierino proprio perché mi ci sono andato a infilare tra centralina e col motore per leggere esattamente come mi ha consigliato, come si chiama, Giuseppe. Ora, l'unico problema qual è? Che quando faccio girare la centralina col motore, a parte che questa da ferma non è in grado di partire perché è uno di quei monopatti che ha bisogno di essere spinto, per cui nel momento in cui giro già io sto generando della corrente e potrei sballare tutto quanto. Ma vi voglio seguire, ok? Voglio fare questa prova. Quindi vado a collegarmi qua giù, vado a far girare il motore, vado a dare gas. A questo punto gira talmente tanto veloce che io qua giù le fasi cambiano talmente tanto veloce il verso che non riesco a vedere praticamente nulla. Perché qua giù cosa devo vedere io? Che su un cavo prima si è alimentato positivo e poi si è alimentato negativo e che quindi le fasi mi vadano a giro e mi scorrono. Ma se queste vanno troppo veloci, io riesco a capirlo. Per cui non è una prova semplice da fare. Nostra fortuna è utilizzare il freno motore che c'è della centralina, c'è la funzione freno motore. Per cui io posso tranquillamente andare a dare gas, fare questo giochino qui, andare a dare gas. Quando vado a togliere il gas, entra in funzione il freno motore e io vedrò rallentare le fasi che quindi faranno ta 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 ta. Un po' tipo ruota della fortuna. E da questo noi vediamo che le fasi del motore sono corrette. Ovvero qua giù scorrono bene, ognuna viene alimentata prima più, poi meno, prima più, poi meno, prima più, poi meno. Per cui le fasi del motore, della centralina, quindi stiamo parlando, la nostra centralina, che qual è la centralina? Lei, la nostra centralina, le fasi sono perfettamente funzionanti. Per cui qua giù sembra tutto a posto. Altre prove? Qui vi segno una penalità di 20 minuti. Perché per testare questa centralina V ci è voluto veramente, veramente tanto. Allora, sì, ecco, per fare più breve basta un'altra centralina per capire se la centralina del cliente è difettosa. Non ho mai smontato questo modello di Ninebot. A questo punto non saprei, ma agirei sul controllo dei MOSFET della centralina. Però no, perché se scorre bene senza acceleratore vanno bene. Allora, dunque, Junto, hai detto di usare un'altra centralina, giusto? Se non mi sbaglio. Le regole sono, qua giù ci si chiama riciclo e si riusa la stessa roba. E non si può andare a cambiare la roba, se no ci si chiamava, si cambia tutto. Noi non si vuole fare i sostitutori. E dice,
Non si vuole fare come quelli che si chiamano io riparo e poi invece vanno a cambiarti il display, vanno a cambiarti il sensore, vanno a cambiarti tutto. Va giù, si vuole riparare la roba. Sché bisogna capire che cos'è rotto per andarlo a riparare. Quindi dobbiamo andare a fare le varie prove per andarlo a riparare, anche perché, ok, mettiamo per ipotesi, adesso divideremo questo foglio in due, ok? Quindi per ipotesi io compro un'altra centralina. Ok, quindi una centralina di questa quanto si trova online? Vediamo un po', cioè il tempo che io devo stare al telefono a cercare un ricambio per la signora, che non so nemmeno se è quello, perché per ora non siamo arrivati a dire che è la centralina, no? Quindi, controller, minebot, no, e 22, sicuramente ci sarà anche su Amazon, vediamo un po' se si trova. Io lo so, ma penso di concorrenza, una cinquantina d'euro si trovi, quanto costerà. Dunque, Amazon, 56,99 euro, ma è originale, com'è? 56,99 euro, sì, va più o meno, dai, 60 euro. Allora, segno qua giù 60 euro, lo segno a parte, in un foglio a parte, così se volete lo seguo, se no no. Quindi io qui scrivo, compro centralina. Centralina, 60 euro. Quanto gliela metto al cliente? Ho comprato la centralina, le ho montate tutto, un centinaio d'euro. 100 euro. Beh, sono onesto, no? 100 euro. Gli ho comprato la centralina, le ho montato la centralina. Ok, la tengo un attimino da parte così si guarda. Dice, per fare più breve, ok, non ho mai smontato questo modello, però no, perché se scorre bene senza acceleratore vanno bene, per evitare di sbucciare i cavi forse è meglio utilizzare dei ruba corrente, dopo si possono smontare e sigillare con dei termostringenti. Sì, Fabrizio, hai perfettamente ragione che si poteva evitare di sbucciare i cavi, ma c'è un motivo dietro al fatto dello sbucciare i cavi. Dopo ci arriviamo, dopo se lo facciamo vi dico tutto. Per il test dicevo, hai ragione Junto, hai perfettamente ragione. Se io avessi qua giù un altro Ninebot uguale identico, ovviamente farei le prove incrociate. Però io non sono la Ninebot, non sono Segway e quindi non posso fare questo tipo di prove. Io ho il mio laboratorio, ho tutta l'attrezzatura, ma ho un unico monopattino. Escludendo la parte elettronica, quindi vi immaginate se io dico alla cliente c'è da spendere 100 euro e forse non è nemmeno quello. Cosa fate? Poi ve lo tenete voi, lo rimandate indietro da Amazon, perdete tutto questo tempo. Quanto vi fate pagare per questo tipo di lavoro? Oppure ci sono altri test che possiamo fare per andare a fare le varie prove? Spin Club dice, escludendo la parte elettronica, il problema deve essere per forza meccanico, almeno credo. Dunque, siamo vicini alla soluzione, ma non troppo vicini. Lui dice problema meccanico, per cui giustamente l'unico problema meccanico che io vedo qua giù che può dare una vibrazione è legato ai cuscinetti, che ovviamente è stato una delle mie prime ipotesi. Tuttavia voglio ribadire che se io faccio girare la ruota non dà assolutamente problema, per cui non punterei su un problema meccanico, ma giustamente arrivati a questo punto abbiamo testato la centralina ed è buona, abbiamo testato i cavi ed è buono, ovviamente andiamo a smontare il motore. E infatti chi fa parte dei vari gruppi l'avrà visto, gli ho mandato proprio le foto dove smadonnavo perché non riuscivo a capire qual era il problema. Per cui vado a prendervi un motore tale e quale. Allora, questo ha le bobine uguali identiche, solo cambiano gli attacchi. Ipotizziamo che sia questo motore qua giù. Per cui lo vado a ispezionare, le bobine sono perfette. Trovo solo un piccolo graffiettino qua giù su una bobina, leggermente graffiata ma proprio minuscolo come graffiettino. A vederlo così, ispezionandolo, il motore non dà assolutamente alcun segno di problema. Peraltro faccio la prova dei cuscinetti. Vi ripeto, questo non è quello del Ninebot, ma ipotizzeremo per convenzione che sarà quello del Ninebot. E quindi vado a provare il cuscinetto. Come si prova? Semplicemente tenendo fermo il cuscinetto da un lato, più ora c'è il cavo che rompe un po', però vado a fare. Sì, deve essere quella. Vado a farlo girare e il cuscinetto funziona perfettamente. Se così non lo vedete, in realtà ve lo dico, funziona perfettamente. Per cui entrambi i cuscinetti girano molto molto bene. Solo che per fare questa manovra dove ho dovuto smontare il motore, così avete visto anche come ha fatto il motore, questo è il motore Ninebot. Solo che questa era la versione con la ruota più piccolina,
Questa invece è la versione con la ruota da 9, gomma piena uguale a questa, però con la ruota più grossa. Non cambia assolutamente nulla, i magneti dentro sono gli stessi, il motore dentro è lo stesso, il cuscinetto migliorino, la soluzione è sempre migliorare. Il cuscinetto gira perfettamente senza fare alcun rumore, quindi cuscinetto buono, bobine buone, tutti e due cuscinetti buoni, mani sporche. Per fare questo lavoro qua giù abbiamo perso una mezz'oretta e la penna. Cavolo, l'ho messa la penna, tutte le volte perdo le penne, cioè ho due, tre penne, non trovo le penne. Oh. Quindi 30 minuti, ispezione motore, consiglio che vi do, così, buonasera, io le vendo a 1 euro, cosa? Di cosa stiamo parlando? Ah, non ho visto chi era Greta, molto buongiorno Greta, il nostro tecnico collegato in diretta, le penne, non capivo, allora, ma infatti questa è una penna comprata da Shoppa con Greta. Allora, ah, peraltro ho trovato anche quell'altra, guarda, già che ci sono, mi sono girato e le ho trovate tutte e due. Lascia stare. Questo compleanno differente in diretta, come ve la vedete. E dunque, quindi abbiamo perso 30 minuti, abbiamo aperto il motore. E cosa abbiamo, possiamo vedere, altre cose che possiamo vedere su questo monopattino? Beh, indubbiamente questo motore e questo rumore è un rumore abbastanza bastardo, no? Quindi io una cosa che guarderei con un calibro è la distanza dei magneti, perché un motore troppo potente potrebbe farlo, di spostare i magneti fuori e quindi poter essere rumoroso proprio perché ha meno potenza. I magneti si potrebbero essere spostati in là, oppure i sensori a questo punto sono fuori dal campo dei magneti e non lavorano più abbastanza bene. Quindi la prima prova che faccio è con un oggetto di metallo, una pinza, un cacciavite. Una pinza va benissimo. Ciao Greta, fai fare le penne con logo riciclo. Ne abbiamo fatte parecchie, ora lascia fa, poi vedrai con il format di molte grazie Fabrizio, col format di quattro officine le cose se ne vedranno delle belle. Vado a fare la prova di spostare i magneti avanti e indietro, quindi proprio li muovo, guardo se si muovono, perché se si muovono probabilmente vanno rimessi nella sua posizione e poi serve o una colla bicomponente o un super mega attack di livelli ignorantissimi e rifissare i magneti, ma in realtà i magneti sono perfetti, quindi non si sono spostati, non è colpa dei magneti. Controllo tutte le bobine, sia esternamente che internamente, controllo bene sia gli avvolgimenti che non siano graffiati perché magari toccano e fanno corto, però quando gira il motore gira perfettamente, per cui non dovrebbero essere le bobine, infatti le bobine sono perfette. Controllo tutta la parte qua giù delle lamelle, magari un pezzettino di qualcosa si è rotto e è andato nel mezzo, oppure ancora qua giù ci sono molto spesso delle rondelline, magari si sbriciolano, vanno nel mezzo e fanno confusione, per cui guardo, però assolutamente non è questo il caso. Solo che per fare tutte queste prove ovviamente perdo ulteriore tempo, ma dato che non riesco a trovare il problema, devo andare a fare tutte le prove possibili e immaginabili, per cui ci perdo ulteriore tempo, diciamo altri 20 minuti. Soprattutto perché a un certo punto inizi a impazzire, perché dici che cavolo è? Per cui io mi segno ulteriori 20 minuti. Se poi volevate cambiare cuscinetti uguale, basta dirlo e ne metto un conto alla cliente, eh? Non c'è problema. Tanto un pago io. Quindi qua giù perdo altri 20 minuti. Test motore. Test da prima visivo, dopodiché provo proprio con le mani, sento se ci sono imperfezioni, regolarità, controllo tutto quanto. Dunque, molto buon pomeriggio, Dani Lux, che suppongo tu sia Danilo. Dunque, auguri, molto buon compleanno. Avevo scritto magneti, il motore è a posto secondo me. Esatto, il motore sembrerebbe risultare a posto. Allora, l'opinione, il parere quale potrebbe essere? Che magari ipotizziamo che questo monopattino è cascato e magari ha battuto di lato. Ora, in realtà questo monopattino in particolare ha delle protezioni in plastica, queste qua giù, che lo proteggono, per cui anche se fosse cascato, teoricamente il cavo motore non dovrebbe aver subito danni.
Però ragazzi, il motore sembra buono, la centralina sembra buona, batteria non me l'avete chiesto, però vi ho fatto fare nel frattempo un test ed era buono, ci perdo altri 10 minuti di batteria, soprattutto dopo il Ducati che mi ha fatto ammattidare la batteria, 10 minuti batteria, le abbiamo fatto fare un test completo, abbiamo guardato la ricarica, la scarica, se funzionava tutto, è tutto a posto, le plastichine sembrano buone però non continuano ad andare, per cui la prova che facciamo qual è? Di andare a vedere, a ispezionare le bobine del motore, i cavi proprio che conducono. Ora vedrete un lavoro a mio cugino style anche qua giù, infatti ve lo levo. Ma perché quando si fanno lavori in fretta e furia, finché non si risolve, all'inizio sono tutti provvisori. Vi giro la videocamera così lo vedete. Allora, qua giù. E giro anche la lucina così si vede meglio. Allora, i magneti non sono le bobine neanche, i cavi sono perfetti, la centralina funziona, la batteria è buona, allora è proprio così, è originale. Allora, guardiamolo, no, perché non era così. Dunque, il cavo del motore passa da qua sopra, attraversa tutto il piantone ed esce da qui. Per cui la cosa che vado a fare è a tagliare la guaina, quella nera che trovo qua sopra. Perché vado a tagliare sta guaina? Perché voglio andare a ispezionare questi cavi del motore se si dovessero toccare. Non credo sia questo, però non posso escludere a questo punto nulla, per cui vado a vederla. Ed effettivamente questo cavo marrone, che come vedete ci ho messo lo schioccio di ignoranza, proprio per andare a isolare la problematica, qua giù è un pochettino rovinato. Ora, dove cavolo ho messo il taglierino? Cioè, possibile sono in un buco e non trovo la roba? L'appoggio ora, cioè l'ho usata ora. Dunque lo vado a ripulire, eccolo qua giù. Come vedete questo cavo è leggermente, ma proprio, cioè, è impercettibile, eh? Qua giù, vedete? Questa parte, sì, con la mano davanti vedete poco. Ma ditemelo, Ale, c'ha la mano davanti, dillo, dì. E poi io, non lo so, con le dirette, e c'ho la mano davanti, non me lo dite. E mi siedo, nel frattempo. Allora, questo cavo qua giù, se lo andiamo a vedere meglio, non si vede. Come posso fare per farglielo mettere a fuoco? Vediamo un po' se così lo metto a fuoco. Sembro Greta che presenta trucchi, guardate questo trucco. E non me lo mette a fuoco, ragazzi. Beh, però sulla fiducia voi vi fidate, vedete che è un po' argentato, vedete che è leggermente rovinato, la guaina si è leggermente rovinata. Quindi la mia ipotesi è quella che magari... Ah, sta piovendo, non capivo. La mia ipotesi è che magari all'interno del cavo due di questi cavi si sono un po' schiacciati e ogni tanto fanno tocca e non tocca. Per cui quello che vado a fare è tagliare tutto il cavo, come vedete sono andato a tagliarlo, isolarlo provvisoriamente uno per uno, soprattutto quelli grandi delle fasi del motore, a isolarli e a riprovarlo. La mia quindi ipotesi è che due di questi cavi si tocchino, per cui voglio fare una prova in questa maniera qua giù. Sì, il cavo marrone. Però vi dico già che ho fatto questa prova, ho tagliato, l'ho isolati tutti quanti, vedete qua giù è leggermente, non si vede tanto, continuate a vedere, ma lo vedo solo io, però qua giù vedete è rovinato. Si vede proprio a toccarla che inizia a essere un po' sfilacciata, per cui io ho ipotizzato fosse il cavo motore. Adesso guardo se mi state scrivendo messaggi. L'ho isolati tutti e ho riprovato il monopattino, solo che sto bastardone per provarlo e bisogna rimontare tutto, centralina, batteria, cose. Quindi per far solo questa prova qui bisogna perderci un abbondante 30 minuti. E so che uno dice sì, vabbè, 30 minuti, ma in realtà c'è da rinzuppare dentro tutto, da richiudere tutto, anche a mettere una vite sola per farla provvisoria, però la prova va fatta. Sicché io segno, metti 30 minuti, cavo motore. Volete sapere il risultato? Sono andato a provarlo ora. Secondo voi ho risolto? Secondo voi ho risolto? Era quello? Bravissimo Fierangelo. Non ho risolto. Bravissimo CL Extreme. Non ho risolto un beneamato cavolo. Per cui risiamo punto e a capo. Che diamine mi invento quindi? Giustissimo, non ho risolto. Era troppo bello, è vero. Per cui ricapitoliamo le prove che abbiamo fatto. Perché poi a un certo punto ti piglia la testa, no? Io
L'ho detto subito, premessa, era uno dei più difficili che mi sono ritrovato davanti a dover aggiustare. Allora, quindi ricapitoliamo quello che è successo. La signora lo utilizzava, era perfetto, il monopattino era intonso, non c'era nemmeno un graffio, nemmeno una virgola, nemmeno una brugola spanata, nulla, era perfetto. L'ha prestato un giorno a un amico, gliel'ha ridato e gli fa questo lavoretto. L'amico dice di esserci andato su tipo San Pietrini, Buchina, roba del genere, per cui probabilmente gli ha fatto un danno di questo tipo, però è tutto riferito, ok? Quindi io lo prendo, faccio fare vari test, prima muovo avanti e indietro e poi inizio a testare le bobine, inizio a testare i sensori di Hall, inizio a... Avete detto voi che sono a posto i sensori di Hall così, eh? Inizio a testare i sensori di Hall, inizio a testare la centralina, inizio a testare di tutto e di più e per ora è tutto a posto. Quindi, ora che si fa? Ditemelo voi. Sono qui, avete tutto il mio laboratorio a vostra disposizione, cosa devo fare? No, troppo facile no, perché il LESGO R8 l'ho riparato in questa maniera qua giù, sicché è troppo facile no. Ditemi voi cosa devo fare, avete un intero laboratorio, tutta l'attrezzatura a vostra disposizione, che prove volete che faccia? Indubbiamente, allora, connettore sulla centralina dissaldato dove vanno i sensori di Hall. Io M potevo testare i pezzi diversi per provare. I pezzi diversi intendi mettere un'altra centralina, cioè fare il paragone. Dunque, vi dico quello che ho fatto io. Io, ad esempio, sono andato a smontare la centralina, perché mi sono detto, ok, il test che ho fatto è una prova così, però soprattutto perché in quel momento stavamo parlando con Fabrizio nel gruppo Elite e Fabrizio mi ha detto a volte, dillo pure cosa hai detto Fabrizio, mi ha detto a volte ho testato le centraline erano buone, ma quando sono andato a smontare i MOSFET, un MOSFET non era buono. Per cui ho detto, vabbè, basandomi anche su questo, vado a smontare i MOSFET. Ho perso notevole tempo, perché veramente tanto tanto tempo per smontare questa centralina, perché queste brugole, quell'altro sono venute, ma queste no. Per cui sono andato a smontare tutte le viti, vado a tirare fuori la centralina, vado a smontare uno per uno tutti questi MOSFET e peraltro non c'avevo voglia di tirare fuori il saldatore velo buono, sì che ho tirato fuori il saldatore velo troiaio. Dov'è? È qui sarebbe. Ora poi vado a leggere i messaggi, ancora non l'ho letto se qualcuno mi ha scritto. Il saldatore troiaio, capace che anche acceso mi sta affondando tutto. Dov'è? No, è spento. No, eccolo qui. Ui, però. Questo saldatore troiaio, che in realtà non è troiaio, che sia chiaro, però è un saldatore troiaio rispetto a quelli buoni, che ci vuole anche 2 ore. Peraltro questa centralina lì è tipo silenata per l'acqua, che fa perdere parecchio parecchio tempo, ve lo dico. Quindi sono andato a fare questo test, probabilmente voi non l'avreste fatto, ma io l'ho fatto, e ci ho perso la bellezza di 40 minuti, se non forse anche di più. 40 minuti. Test MOSFET. In cosa consiste il test del MOSFET? Smonto la centralina, prendo un MOSFETino uno per uno, vado a prendere uno tanto per farvelo vedere. Questi sono i MOSFET. Quindi li testo uno per uno, cosa vuol dire? Che li vado a scollegare tutti. E già un fair danno è stata una bella magia. Però l'ho staccato. Ho preso il testerino velo bianco. Vi rendete conto che in 1 metro quadro perdo la roba? Il testerino velo bianco. Ci vado a mettere il nostro MOSFET magico magnifico all'interno. Questa è tutta attrezzatura che se non sapete utilizzare è tutto inutile che ve lo dia. Però io ce l'ho, ve lo dico così voi imparate anche qualcosa di nuovo. Vado a prendere il nostro magico testerino, vado a metterci il mio componente dentro, vado a fargli il test e dato che il MOSFET è buono mi dice NMOS tutto a posto. Vado a farlo per tutti e 6 MOSFET che sono all'interno della centralina. In realtà ce n'ha 8, ma uno è un diodo per mettere la doppia batteria in parallelo e l'altro è il regolatore da 5 V. Per cui tutto a posto. Vado a testare i 6 MOSFET, tutto a posto. Ho perso la bellezza di ulteriori 40 minuti e ancora non ho risolto nulla. Altre cose che posso fare? Uno senza sensore di Hall, scusami, lo perdi di tempo.
Smonto sensori di Hall. Non so se è stato fatto perché mi sono assentato un po'. Vado a leggere prima. Connettore sulla centralina dissaldato dove vanno i sensori di Hall. Ok, adesso andiamo a vedere. Quindi, giustamente, ho testato i MOSFET, ho testato tutto, continua a funzionare tutto. Dov'è il problema? Dite voi, nei connettori, perché magari non tornano. E infatti io erano perfetti, intonsi, ma siccome io sono figlio di NN, sono andato a sbucciarli. Ti dice condensatore, fa parte, io il condensatore lo metto all'interno di quei 40 minuti di test di centralina che ho fatto, dove ho guardato tutto, di tutto e di più, tutti i componenti, testato tutto, perché se no per smontare solo i MOSFET non ci si mette 40 minuti. Però per fare tutte queste prove sì. Allora, qua giù vedete i connettori, io sono andato a controllare bene tutti i connettori. Sia dei sensori di Hall testati tutti quanti paro paro, continuità. Qua giù l'ho levato, lì ci avrebbe la buccina di plastica e gli ho levato tutto. Vedi? E qua giù è perfetto, è intonso. Peraltro, siccome vi devo dire la verità, e ci diventavo matto, io ho riaperto il motore per l'ennesima volta, ho interrotto le bobine perché volevo essere sicuro di quello che stavo testando. Perché con una resistenza interna così bassa è facile anche sbagliarsi. E poi, se non trovo il problema, inizio a mettere in dubbio tutto quello che penso. E sono andato a fare anche la continuità, voi non me l'avete chiesto, ma io sono andato a farla tra il cavo inizio del motore e il cavo qua giù a inizio della bobina. Inutile dirvi, ditemelo voi, com'era, mono o marcio? È complicato smontare i MOSFET. Io ho rovinato una centralina col serratore. Ah, no, complicato. Una volta ci pigli la mano, non è chiaro. Per saperlo fare le prime volte, un paio di roba la devi smantrucciare. Era tutto a posto. Esatto. Ci hanno messo meno i cinesi a costruirlo. Sì, decisamente sì. Poi cosa mi avete detto? CLS Extreme, si è installato correttamente il firmware. Si può verificare dall'applicazione l'aggiornamento del firmware? Bene, allora, questa parte qua giù è una parte abbastanza importante. Lato firmware è tutto, no? Perché cambiare firmware potrebbe essere un po' come cambiare centralina. Ovviamente bisogna prendere quella uguale. Voi sapete così, di punto in bianco, se 9-bot E22 è uguale all'E25 o all'ES2, io vi dico la verità, no. Però è giustamente una prova che uno può fare ed in effetti vi voglio far vedere, così piglio il telefonino, si sta il telefonino mentre si sta in diretta, ci vuole, ma io lo fo. Allora, io ho contattato la cliente, guardiamo un attimino, la cliente, eccola qua giù, gli ho scritto, dunque guardiamo, gli ho fatto tre vocali, ora non mi ricordo bene, ma li andiamo ad ascoltare insieme. Ciao, molto buongiorno. Allora, sono andato a chiudere il monopattino, l'ho provato e continua a non funzionare. Allora, ti devo fare una domanda, perché mi sono confrontato un po' con un po' di colleghi a riguardo, gli ho fatto vedere, ne ho mandato i video, con tutti i test fatti, tutte le prove fatte, anche loro sono con le mani nei capelli, nel senso che non sanno identificare il problema diversamente da come l'ho fatto io. E quindi sono a chiederti una domanda importantissima in questo momento. Non è che te o la persona a cui l'hai prestato avete portato a far riparare mai nella vostra vita qualcuno e è andato a sostituire alcuni componenti con altri? Perché l'unica ipotesi che mi viene in mente, l'unica ipotesi, è che io ho fatto tutti i test di tutti i componenti e tutti risultano buoni. Però l'unica soluzione è che i componenti, dato che continua a vibrare, che i componenti che sono stati usati, qualcuno non sia quello corretto. In particolar modo mi riferisco al sensore del motore, perché il motore ha due sensori in un modo e uno in un altro, e lo deve avere così. Però usandolo con un tester mi ha dato che sono tutti e tre nello stesso verso, mentre uno dovrebbe essere in un verso diverso. Per cui l'unica cosa che mi viene il dubbio, però io non sono andato per ora a cambiartelo, perché ho detto se è nato così, così deve andare, te l'avevo detto che a volte alcuni monopattini li montano con quello che trovano.
e ho detto potrebbe essere che se questo è nato così va montato così. Questo è l'unico dubbio, però ti chiedo, non è che questo monopattino è mai stato portato a riparare o da te o da persona a cui l'hai prestato e magari gli è stato sostituito qualche componente? Allora, assolutamente no, non l'ha mai toccato nessuno, sei stato l'unico e l'unica cosa che ti posso dire, io c'avevo il monopattino, andava benissimo, lui l'ha usato per andare via Calzaioli dove la pavimentazione è un pochino più, diciamo, con le buche. E poi ha fatto questo rumore. Non è che lui ha picchiato la batteria, non lo so, è l'unico se mi viene da pensare. Cioè, da andare bene o non andare più è stato tutt'uno, ma non capisco. Comunque, nessuno tranne te. E io a questo vocale gli rispondo. Allora, molto buongiorno, anche se è sera, ma io dico sempre molto buongiorno. E dunque, se sei d'accordo, io mi terrei questo monopattino per un altro paio di giorni. Sto facendo delle prove diciamo così, in comunità con tutti quelli con cui lavoro e con cui collaboro, appunto per sentire la loro versione. E, no, allora, il discorso è questo: io ho testato tutto, di tutto e di più, e ora tutto funziona. Okay? Il tipo di problema riscontrato non è un problema di tipo meccanico, cioè non è un cuscinetto rotto, un magneto, un qualcosa che tocca da qualche parte. È una vibrazione, è un rumore e, come ti avevo detto all'inizio, io sono andato subito a botta sicura sui sensori di Hall, perché per me dovevano essere quelli. In realtà io li ho testati subito, è stata la prima cosa che ho fatto e risultano buoni, però sono buoni per il tester che ho io. Mentre invece, appunto, come si parlava con questi ragazzi, ci sono tre sensori di cui due sono in un modo e uno in un altro, e quell'altro potrebbe essere non rilevabile dal mio tester, che quantomeno me lo dà funzionante, ma non mi dice la fase in cui lavora, e questo invece è l'aspetto più importante. L'altra alternativa che potrebbe essere è che il monopattino sia stato programmato, cioè proprio col cellulare, magari cercando di sbloccarlo per fargli ottenere una velocità superiore, e ci è stato caricato sopra erroneamente, magari in firmware sbagliato. Per cui io sto continuando, ho fatto anche quella prova lì, sto continuando ad aggiornare, a caricare altre versioni dello stesso firmware, però di quello che c'era sopra. Quindi se quello che era sopra non fosse stato quello corretto, potrei star continuando a caricare un firmware che non è quello che serve. Allora, cos'è la differenza di questo firmware? Mettiamo per ipotesi che qualcuno, per farlo andare più veloce, ci abbia caricato un firmware da 10 pollici o da 8 pollici e la ruota, ok? Te ora monti il 9 pollici, potrebbe essere che non gli torna più la dimensione della ruota e che quindi sbarbola tutto. Insomma, le cose potrebbero essere onestamente parecchie. E se sei d'accordo vorrei tenerlo un altro paio di giorni per finire di fare un paio di test. Quindi, cosa mi dite? Cosa mi dite? Questo è quello che nel frattempo ho parlato con la cliente. Ovviamente ho iniziato a mettere in dubbio qualunque cosa avessi fatto. In realtà io la risposta l'avevo già data. Nel gruppo Elite io avevo già dato la risposta. Però ho detto, cavoli, voglio risolvere questa problematica e voglio capire qual è il componente sbagliato. Sicché sono andato a cercare, ho messo in dubbio tutto. Ho rismontato i sensori, ho riguardato i sensori. I sensori che qui non ce l'ho, l'ho staccati, dove l'ho messi. Vabbè, questi non sono quelli giusti, però per farvi capire, non sono quelli giusti, Per farvi capire, questo motore monta due sensori in un modo, uno in un altro. In pratica, uno si attiva con il nord, sì, uno con il nord, uno con il sud e l'altro di nuovo con il nord, per cui va a vedere la varia angolazione del motore. Sicché metto lì, rismonto il motore, riguardo bene esattamente dove vanno a tornare questi motori, perché onestamente sembra un problema di fase. Sicché sono andato a guardare bene dove vanno a toccare sti sensori, dove vanno sul magnete. Quindi come si fa? Si guarda precisamente dove cascano. Lo faccio con quella fotocamera, vieni. Si va a vedere dove cascano andandoli a posizionare, ripeto, non sono i suoi, però è solo per farvi capire. Dove cascano andandoli a posizionare qui, vedete che questo, il primo, arriva a metà di un magnete, questo arriva alla fine e questo arriva all'inizio.
Per cui sono nei tre vari momenti del magnete. Questo è come dovevano funzionare. Ora vi dico la verità, andando nel dubbio che mi fossi sbagliato, sono andato a sostituire i sensori del motore, perché ho detto magari l'ipotesi era quella, che dato che uno doveva girare in un'altra maniera, magari le fasi, come me le fa vedere il tester, me le fa vedere bene, però non è quella che serve a questa centralina. E voglio farvi notare che sulle centraline di solito c'è scritto lavora a 120 gradi, lavora a 60 gradi, qui non c'è scritto uno steccolo di nulla. Sicché la cosa era particolarmente complicata. Anche io mi sono voluto procurare altri tre sensori e sono andato a sostituire i sensori. Manovra che è stata difficilissima perché sti cavolo di sensori in questo cavolo di motore, giuro, non venivano via. Non venivano. Ma Dio buono, se non venivano via, mi hanno fatto ammattire in una maniera allucinante. Ma alla fin fine ce l'ho fatta, ci ho perso più di un'ora di tempo, ma sono riuscito a sostituire, qui ci aggiungo un'ora, un'ora di tempo sono riuscito a sostituire i famosi tre sensori, che rimonto tutto, richiudo tutto e riprovo tutto. Secondo voi? Nessuno tranne te, Greta, ti picchia, secondo me, chiudi il bunker, firmware errato, vo volto al 100%. Bravo Alessio, è stata la prima cosa che ho pensato pure io, un firmware di un altro modello, quindi tutta un'altra gestione, quindi avevo ragione per i sensori dall'inizio. E no, no, è che non ho risolto. Io ho montato altri tre sensori, ma nemmeno quello ha risolto, sicché non erano i sensori. Ho riguardato tutto, tutti i fili, tutti gli ingranaggi, al millesimo dove doveva toccare, dove non doveva toccare, i collegamenti della batteria, perché la batteria va direttamente sulla centralina. Ce l'avevo ora la centralina. Ecco. La batteria va direttamente sulla centralina qua giù, vedete? Per cui ho rispezionato tutto quanto. Ho fatto vecchia scuola, come si faceva vecchia scuola Elettra, che si chiamava? L'elettronica, boh, insomma, ho riscaldato tutti i componenti. Li ho passato la pasta salda su tutto, riscaldati tutti quanti omogeneamente, rifatto tutte le piste, magari un condensatore poteva non toccare bene. Servita qualcosa? Sì, tipo, bravo, viaggio. Non ho risolto un cazzo uguale. Non andava nemmeno in questa maniera. Già. Firmware, avete detto voi, giusto? Quindi, firmware, come me la gestisco il firmware? Perché io vado a prendere su internet. Dov'è il sito attendibile per vedere? Lo facciamo qui insieme a voi. Dov'è il sito attendibile per vedere il firmware originale del Ninebot? C'è l'applicazione Ninebot più sicura di quella cosa. E l'applicazione Ninebot scaricata, installata, accoppiata perfettamente, mi fa accendere luci, spengere luci, regola potenza, regola tutto, per cui per me funziona tutto quanto. Mi rileva questo firmware E22E. Peraltro mi dice se voglio cambiare regione, se voglio mettere Europa, Inghilterra, cose perché più sbloccato, meno sbloccato. Mi identifica perfettamente la ruota, che è una 9 pollici. Mi identifica la velocità, mi identifica tutto. Per cui, ripeto, avete il mio laboratorio a vostra disposizione. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Ditemi voi, cosa facciamo? Che test devo fare? Provare il motore del cliente da un altro monopattino, uguale sensori, ok. Ma fare la prova di un altro motore non serve a nulla perché i sensori sarebbero diversi. In pratica, questo qua giù ha due sensori che lavorano con il nord e uno con il sud. E cosa serve? A simulare, come dicevo, la varia posizione, a simulare con un 60 gradi, a simulare il 120 gradi. Per cui in pratica la centralina è un 120 gradi, però potrebbe anche essere un'angolazione un po' diversa, magari 110. E quindi non funziona più, ed è, se fosse sfasata di 110, effettivamente non funzionerebbe più. Quindi bisogna attaccare un macchinario che mi legga l'angolazione corretta del motore, ma già stiamo parlando insomma di roba abbastanza impegnativa e bisogna saperla usare, per cui non la utilizzeremo. Altra roba? Altre cose che consigliate? O prove, cioè ditemi,
Se volete che testi il film in maniera diversa, faccia prove diverse, ditemi voi. Io ho utilizzato l'app Ninebot, l'app nativa, la sua app. Ho fatto aggiornamento software, ho fatto prova con una camera. Uno è crack, non mi ricordo cosa, per... e una invece quella che è sia Xiaomi che Ninebot, vanno tutte e due. Ho provato a fare l'aggiornamento Bluetooth, ho provato a fare l'aggiornamento del driver, me lo rilevava come DRV151, mi pare un numero del genere, tanto il numero vale l'altro. E ho fatto l'aggiornamento, ho provato, nulla. Ho scaricato svariati aggiornamenti, ho provato dai vari siti online a guardare se riuscivo a capire qual era. Li ho provati una marea. Stessa storia, sempre identico, uguale. L'unica cosa che sono riuscito a ottenere è che il monopattino non faceva più 20, ma faceva tipo 30. Però sempre un quel rumore lì. Una domanda: è possibile far girare la ruota con tre fili senza sensori? Su questo particolare modello, no. In generale, sì. Se li volessi montare una centralina esterna alla cliente, probabilmente sì, lo potrei tranquillamente fare. Facciamo senza sensori, il motore sarebbe meno potente, ma ce la può fare ugualmente. Hai fatto una prova con le luci staccate? Con le luci, intendi gli stop? La facciamo ora. Provato. Non va. Magari la linea luci è in corto. No, non è la linea luci che è in corto. E ho provato non solo la linea luci e tutto quello che vi pare, che potrebbe essere, ottima, ottima intuizione, Fiorangelo. Sì, è un'ottima intuizione, ma no, perché tramite l'applicazione accendo le luci e spengo le luci. Provato tutto. Non è quella, però è un'ottima intuizione. Grande Fiorangelo, questa mi è piaciuta parecchio. Sei andato un po' fuori dagli schemi, ottimo. Display. Cosa guarda nel display? Ho il display e che prove faccio? Ditemi, perché se no la ruota, il motore, cioè, ditemi che prova volete che faccia. Prendi quello strumento e fai questa prova. Ditemi che prova volete che faccia. Non si può trovare il film originale di ripristinarlo. E dove lo trovo? Ma vedi, solo non si può trovare. Dove lo trovo? Dimmi qual è il film originale. Anzitutto dimmi qual è questo monopattino qui, perché io lo so. Cavo del sensore del freno controllato, display che possiede Bluetooth se funge. E che prova vuoi che faccia? E funge. E mi si collega all'app. Che per me funge. Poi sono assieme io se mi sono collegato con qualcos'altro. Però per me funziona. Mi si collega e me lo rilevo. E l'altra prova che mi avevi detto di fare è controllare il cavo del freno. Che prova vuoi che faccia? Non c'ha il filo, ricordatelo. Questo freno qui. Lo sapevo, stavo per dire, lo faccio casca tutto. Questo freno qui, che prova vuoi che faccia? Il display, che prova vuoi che faccia? Ditemi che prova volete che faccia, io vi provo tutto. Però mi dovete dire che prova volete che faccia. Mi dici, prendi quello strumento e fai questa prova qui. E io la faccio. Ditemi voi. Ancora nulla. Aspetto, eh. Poi tra un po' si va a chiudere la diretta, perché non so, ma vedrai, saranno già tipo le 5 e tra poco c'è anche un appuntamento telefonico. Una consulenza. Anche 10 alle 5. Ditemi, scrivetemi. Il cavo che esce dal display e arriva all'acceleratore è buono, misura sia la continuità che sono in corto. Oppure potrebbe non essere l'originale il display, potrebbe dare l'errore. Allora, il monopattino, come ho detto nella premessa, era tutto perfettamente originale. E come avete sentito la cliente, l'ho preso in mano altro che io. Il componente è questo qua giù, se volete lo vado a smontare e vado a controllare l'acceleratore, ma tanto non è l'acceleratore, non è il freno, non è il display, non è nulla di tutto questo. Il cavo che esce dal display col test. Sì, non l'abbiamo provato, non è. Anche perché, vi ripeto, questo monopattino va. Cioè, è rumoroso, vibra, però va. Ma va anche con tanta potenza. Peraltro io qua giù ho un po' di attrezzatura. Voi non me l'avete chiesto, ma io ho qua giù periferiche. Dovrebbe essere questo.
per batterie. Vedrai questo un attimo. Se non mi sbaglio in questa cassetta qui, so, riuscirei a darci questa qui. Io la roba ce l'ho, voi me l'avete chiesta, ma io ce l'ho. Allora, qua giù sono andato a collegarli. Questo apparecchino lì, ma dove l'ho messo? Mi sono costruito io, ce l'avevo già da un po', l'avete visto sicuramente in qualche altro video, questo giocattolino qui. Questo giocattolino qui è un aggeggio che tramite il Bluetooth, tramite wireless, legge l'altro componente che invece sta all'interno del di quello che mettiamo noi, che ve lo piglio. Ecco, legge lui, che è l'altro componente. Va a leggere il tutto e mi dice perfettamente il voltaggio corrente che sta passando in questo momento, così da vedere se la corrente che passa, ad esempio, è troppa. Se ad esempio dovesse passare 10 ampere dalla centralina, noi le andiamo a mettere questa aggeggina e vediamo che ne passano 20, capiamo che sta passando troppa corrente. E invece collega tutto quanto, perso un branco di tempo, ma non è questo, non passa più corrente, quindi lo mettiamo da parte. Allora ho detto via, estremi rimedi, le provo tutte per tutta. Apro la centralina, smonto tutto, faccio passare il cavo da fuori anziché da dentro, rimonto il piantone ma con tutto esterno. E mentre vado, mi chiedete come ho fatto, mi sono collegato lei. Considerate, questo è un aggeggino che costicchia, eh. Stiamo parlando di di un bel ruzzino. Poi magari ora li trovate dalla Cina, da Pino, però è un bel ruzzino. Ed è una telecamera termica, telecamera infrarossi, termica, infrarossi. Da collegare, questa da collegare al cellulare. E mi guarda se qualche componente si riscalda. E il problema, no? È che non si riscalda nulla. Ma nemmeno con me sopra, nemmeno a mettere il piede per terra. E la centralina smontata, eh? Ricordatevi che era smontata da tutto il guscio, solo l'involucro dentro, lasciato fuori, sicché con il MOSFET si dovevano scaldare per forza. E non scaldavano. Posso mettere un maremma pestata ladra zocco. Allora. Sì, è una termocamera, esatta. D'accordo con Fiorangelo. Fiorangelo dice: allora resta da testare solo una cosa. Se è più duro il monopattino, il Il BMS comunica bene con la centralina? Oh, bellissima domanda. Come deve comunicare? Effettivamente, CLS, probabilmente, CLS, vero? CLS Extreme, sì. C'è l'S Extreme che probabilmente ha smontato uno di questi aggeggi, sa che la batteria non ha solo l'alimentazione, ma anche la comunicazione, questi quattro filettini qua giù che sono appunto della comunicazione, che servono appunto per leggere un sacco di dati sulla batteria. Comunica bene. Come facciamo a testare la comunicazione? Prima di tutto dobbiamo sapere che lingua parla. Te sai che lingua parla questo trombone mio? Perché per sapere che lingua parla ci vuole una periferica. Questo implicherebbe utilizzare un computer. Perfetto, non sa la comunicazione. Chi non sa la comunicazione, cioè in che modo comunica un BMS, può anzitutto basarsi sul voltaggio, come avete visto nel test, per chi ha fatto i vari due, le varie domande sul test e sulla comunicazione. Ma ugualmente non solo serve sapere il voltaggio, serve anche sapere un po' di cose. Per nostra fortuna, per chi ha voluto spendere e investire un po' di soldi, come il testa di cazzo come me, c'è un aggeggio del genere. Questo che ci permette di collegarci ai vari alimentazioni che possiamo vedere e di andare a leggere il tutto. E peraltro la periferica del computer mi è anche in grado di dirmi svariati parametri su quello che va a leggere, no? Quindi se rientra in una cosa mi dice anche il tipo di comunicazione e la parola che si va a leggere. Legge gran parte questo è un analizzatore logico, legge gran parte delle comunicazioni, ma tutte quelle che vanno, questo che ho io, poi c'è varie versioni, è un 16 canali, va tra i 100 MHz e i 16 MHz come fascia.
Se no, ha tre canali che vanno a 50 MHz, altri 6 canali che vanno a 32 MHz e altri 9 che vanno a 16 MHz, insomma, un branco di roba. Può leggere voltaggi da meno 50 a più 50, per cui teoricamente tutti quelli che sono in commercio si vanno a leggere. E non serve assolutamente usare un aggeggio del genere per dire che funziona. Perché dico che non serve? Perché nel caso di questi fottuti monopattini, c'è una cosa molto più semplice, che è l'applicazione Bluetooth, come avete detto voi. Se io tramite l'applicazione vedo quanti cicli di ricarica ha, i voltaggi vari delle pile, se mi dice i voltaggi delle singole pile, ovviamente non me lo fa con due fili soli dell'alimentazione della batteria, ma lo sta facendo tramite la comunicazione con la batteria. Per cui per me, senza bisogno di avere attrezzatura super mega costosa e fantascientifica, è molto probabile che la comunicazione funzioni. Quindi non è la comunicazione della batteria. Potreste dire la comunicazione del display, però se non so come comunica, diciamo punto a capo. E io al solito mi collego tramite l'applicazione e vedo tutti quanti i parametri e le impostazioni, per cui per me è logico pensare che anche quello funzioni. Poi faccio fare il test alla centralina, mi dice nessun errore. Per me non rileva errore, sicché la prova che qua giù andrebbe fatta, qual è? Quella io la chiamo degli elettricisti. Se c'è una presa che ti continua a saltare in casa, l'unico modo che te hai per risolvere il problema è bypassare il salvavita e far scoppiare, fondere quel filo bastardo che ti sta facendo il problema. E qui potremmo fare la stessa cosa. Bypassiamo tutti i salvavita possibili e immaginabili, gli diamo tutta la corrente possibile e immaginabile e cerchiamo di far fondere sto filo. Sì, che cosa faccio? Carico tramite il telefonino un firmware sbloccato sul monopattino, così che non si limiti più, la corrente, ma passa tutta la corrente tutta insieme. Se anche salterà un MOSFET, so che il problema è sul MOSFET. Se salterà un filo, so che il problema è sul filo, però identifico qual è il problema facendolo in qualche modo fondere. Vado a sbloccare il monopattino, vado a montarci sopra, il monopattino raggiunge le velocità allucinanti, potenze allucinanti, sgomma, fa roba incredibile, un rumore che non vi sto nemmeno a dire, ma ovviamente non risolve. Si fa complicato, no? Che ne dite? Qua giù facciamo per ora, a conti fatti. Perché prima avevo detto no, si compra centralina, no, cioè aveva detto una persona di voi aveva detto compro la centralina e io avevo detto aspetta, devi fare sparmi i soldi. Qua giù siamo, vabbè, 2 minuti, 5 minuti, li sto nemmeno a contare. Qua giù abbiamo perso 30 minuti, 20 minuti, 40 minuti, un'ora, 60 minuti, 20 minuti, insomma un bel po' di minuti. Diciamo che abbiamo perso quasi una giornata, non solo. In retroscena sono che io tramite il telefonino mi sono messo a contattare varie altre persone che conoscevo. Gli mandavo i video, gli mandavo le foto, dicevo, ma secondo te cos'è? Perché ho testato di tutto e di più e continuano ad andare. Sicché ho perso ulteriore tempo al telefono. Insomma, diciamo che alla fine dei conti, in oltre 2 giorni, non sono riuscito a riparare questo monopattino. Quanto li dovrei prendere io alla cliente? Non ho ancora riparato il monopattino, ma sono 2 giorni che sono dietro. Ditemi una cifra che io dovrei chiedere alla cliente. Sono più di 2 giorni, eh? Ancora non ho riparato. Indubbiamente, con una qualunque cifra, mettiamo per ipotesi 100 euro, una centralina costa 60 euro, intanto mi ero comprato una centralina. O il motore di questi quanto costerà? Non so, un centinaio di euro, forse meno. Guardiamo, se trovo un motore. Per capire, se c'è qualcosa che conviene. Motore 9 watt e 25 e. Dando per ipotesi che sia questo, costano tra gli 89 e 119, usato 70 euro, non è che bisogna comprarlo per forza nuovo, però dato che si è già rotto una volta lo riprenderei, insomma, ecco. Diciamo un centinaio d'euro, in realtà su alcuni siti 160, su alcuni siti addirittura 300, su alcuni siti 60, no, non so se mi fiderei a prendere un motore da 60 euro, 70 euro. Insomma, qua giù vedo, dai, mano a mano 150, Epitech lo fa 90 euro, diciamo un centinaio d'euro. Se siete d'accordo,
qua giù abbiamo da spendere per capirci qualcosa e non siamo sicuri, conviene veramente trovarne uno usato a giro. All'incirca 160 euro per motore e centralina per fare i test incrociati. Allora, il tempo così inizia a essere importante. E cosa ho detto io? È quello, capito? Cioè, il tempo inizia a essere importante e vuoi almeno un centinaio d'euro per 2 giorni di tempo che stai perdendo? E non li vali, perché per me un lavoro fatto bene vale anche 100 euro l'ora. Ma se io ho già perso 2 giorni interi e ancora non ho risolto il problema, quanto posso chiedere alla cliente? Anche a volergli dire basta, riprenditelo. Perché Greta è arrivata a dire guarda, cioè, io ero matto così, così. E Greta che mi diceva basta, ritaglio alla cliente, ho detto ma ti immagini che figura di merda faccio? Ho detto se c'ho il corso che dico che si può riparare il 100% dei monopattini e poi alla fine c'ho il monopattino che non lo ripara. Io li prendevo uno uguale su Subito e il suo me lo tenevo per ricambi. Se non lo riparo nulla. È quello Fabri. È quello Fabri. Come faccio a far capire alla cliente che io ho fatto 200.000 prove e che tutto quello che ho testato funziona? Cioè la cliente giustamente dice, cazzo hai fatto? Non hai fatto nulla allora, no? E quindi non li posso prendere nulla. Quindi io sto lavorando 2 giorni e non li posso prendere nulla. A questo punto converrete con me che quasi quasi aveva ragione l'utente di prima, che conveniva comprare una centralina, però siamo sicuri di essere la centralina? È molto ipotizzabile, però non ne sono sicuro, perché io tutti i test che ho fatto sembra buono, per cui se metto in dubbio che i test che ho fatto siano buoni, dovrei dubitare sia per la centralina che per il motore che per il display. Compro tutto, compro solo un pezzo, cerco un monopattino usato, che faccio? Ditemi voi. Io faccio i test con Amazon e non spendo nulla perché c'è il reso gratuito. Sì, c'è il reso se te non lo smonti. Ma qui devi smontare. E sti pezzi di mota, perché sono pezzi di mota, hanno messo la linguetta. Appena levate la basetta, per levare la basetta c'è questo che invalidi la garanzia. Quindi quello che dici te potrebbe essere giusto, dici, tanto c'è Amazon, c'ho Amazon, compro un altro monopattino, prendo i pezzi, faccio le varie prove incrociate, dopodiché glielo rimando ad Amazon. Solo che per smontare il piantone, conveniva avere a portata di mano una centralina per test oppure il motore, non so, ma conveniva avere tutto, conveniva avere un altro monopattino, ma... E siamo qui a ripararli, mica a venderli, cioè, e quindi non è che posso avere di ogni monopattino su questa terra i pezzi di ricambio o altri monopattini per fare le prove incrociate. Cioè, bisogna fare delle prove che siano comunque sia senza dover per forza ricorrere ad altri monopattini, no? Conveniva avere a portata di mano una centralina per il test oppure il motore. Quindi te dici o centralina o motore. Te sei sicuro che non sia altro? Cioè, te stai dando per scontato che sia o la centralina o il motore, ma potrebbe essere magari una vite finita nel parafango di quello dietro? Qui dice la centralina batteria che non ha sigilli. Io dicevo prendere i pezzi su Amazon. Ah, te dici anziché acquistare il monopattino intero e rimandarlo indietro, te acquisti solo una centralina, fai il test e provi se funziona. Solo che si torna bomba, saranno tutte uguali? Saranno buone? Non saranno buone? Ok, saltiamo oltre. Io ho fatto un po' il baro, ammetto. Il mio baro è che io a Fabrizio, così arriviamo poi alla conclusione di... Ma un test a vuoto con monopattino cappottato è stato eseguito? Sì, certo, è rumoroso uguale. Ma la porta di ricarica è stata nominata? La porta di ricarica intendi quello sulla centralina? Perché questo ce l'ha qui sulla centralina. Questa perfettamente funziona. Non è nemmeno quello. È un po' il succo, no, di questa diretta, è che si può essere bravi quanto vi pare, ma non basta la... Mi metto che inizia a far freddo, eh.
Anche freddino, ora. Si può essere bravi quanto vi pare, si può avere un sacco di conoscenze, si può avere tutta la strumentazione di questo mondo, ma non basta. Perché, come in questo caso, per ora abbiamo fatto tutte le prove che mi avete detto e ancora non l'abbiamo riparato. Quindi cos'altro potrebbe essere? Ah, come vi dicevo, io ho un po' barato, perché ovviamente io qua giù avevo già svariati monopattini smontati, svariati ricambi, infatti vi ho fatto vedere i vari pezzi, per cui io avevo effettivamente altri ricambi. E io sul gruppo avevo già detto, ma già 2 giorni prima di dove siamo ora nei test, 2 giorni prima avevo detto soprattutto a Fabrizio una cosa, una delle prime leggi di Murphy, no? Sulle riparazioni. Chi è che la dice? Chi è che la dice? Li do. Ora non possiamo fare spedizione. Possiamo fare spedizione perché sennò gli darei un omaggio. Però lo segniamo tra i primi degli omaggi. Qual è una delle prime leggi di Murphy sulla riparazione? Ditemelo voi, ditemelo voi. Vediamo cosa riusciamo a fare. C'ho qua giù ancora delle magliette, però ora non possiamo fare. No, no, ok, sulla riparazione. Questo è giusto, però sulla riparazione. Per quanti componenti di un qualcosa ti sforzi di riparare, ce ne sarà sempre almeno un altro che si romperà immancabilmente. Tutto quello che può succedere accade. No, ti aggiungo ad aggiustare una situazione è inversamente proporzionale al tempo che ci ha avuto per guastarla. No, nemmeno. Molto carina questa, ma no, non è questa. È una, guardate, è una. Se poi sapete che viene tutto attribuito a Murphy, ma non so se Murphy è mai esistito, mai ha detto una cosa di questo genere, ma è la base della riparazione, è la base proprio. È la cosa che vi dovete ricordare quando, prima di smontare una qualunque cosa, vi dovete ripetere come mantra questa lezione. Cosa vuol dire che devo isolare il container? Cioè? Andiamo, voglio un po' di collaborazione, poi parlo tu e io dico tutto, però intanto Dio buono, se no che vi devo dire, sono la soluzione. Guardate che io fino a che non avevo risolto il problema, ero veramente nel dramma e veramente all'inizio ho detto via, faccio le prove con loro, magari mi danno degli spunti che io non ho ancora fatto, non ho ancora seguito e che magari avrei affrontato in maniera diversa. Ora quando vi dirò qual è la problematica, molti di voi diranno, ah ma io l'avevo detto, lo so, ma anch'io l'avevo testato, cioè anch'io l'avevo detto e anch'io l'avevo testato. Allora, la prima ipotesi che ho dato è che magari, dunque, se qualcosa non può andare male, andrà male lo stesso. No, no, no. Va bene, via, lo dico io. La prima legge importantissima, che poi sia di Murphy o no, ve la dico io. Se non è di Murphy, me la prendo io. Se non la conoscevate come Murphy, ve lo dico io, è una legge di Alessio. Se 50%. No, non ho capito. La legge è. Adesso interrompo la diretta così rimanete. Che cosa è stato? Non si può riparare qualcosa che non è rotto. È molto semplice. Vuol dire che io do per scontato che sia rotto perché la cliente mi ha riferito aver fatto così sin dall'inizio, cioè che prima andava bene e poi dopo è andato male e l'ha prestato al cliente. Ma se io ho fatto tutte le prove, tutte. E risulta tutto buono, le soluzioni che io ho davanti sono che o gli strumenti che ho usato io sono sbagliati, quindi quello che misuro non è attendibile, oppure l'alternativa è che quello che ho testato è tutto buono. E se tutto quello che io ho testato è buono, vuol dire che niente è rotto. E voi dite, allora cos'è che non va? No, non è per il freddo, non è per altre situazioni, potrebbe essere. Ma non è assolutamente né per il freddo né altro. Come ho detto, io ho barato perché qua giù avevo molti componenti. Ovviamente faccio questo di lavoro, non è che riscaldo le sedie. Sicché bisogna avere, oltre all'attrezzatura, anche qua giù i mezzi. E io vi dico la verità, prima degli allagamenti e anche dopo degli allagamenti, una delle scelte che ho fatto è stata di comprarmi i mezzi dei clienti. Non perché mi servissero, non perché li volessi riparare, ma perché ho detto ci sarà sicuramente qualcosa che posso apprendere. E infatti io nei vari moduli, qua giù dove io ho scritto le varie ore, dietro era il modulo,
nel modulo che utilizzavo c'era scritto che se lasciavano il mezzo o il ricambio rotto avrebbero avuto una scontistica. Ovviamente a me non è che serviva quel componente. Chi è che vuole comprare una centralina che non va, un display che non va? Ma in questa maniera io avevo un po' di ricambi. Quindi mi è costato all'inizio, però adesso ho un po' di ricambio e posso fregare, nel senso saltare queste cose. Per cui la prova che ho fatto è giustamente quella che avete detto voi, ovvero prendere un'altra centralina. Avevo anche l'altro motore, ho provato l'altro motore per primo. Io ero puntato sul motore, per me erano le fasi che non tornavano. E invece il motore era buono. In questo caso ci vuole un lettore che legga la fase e che quindi guarda se la fase della centralina è la stessa della fase del motore. Ma anche in questo caso è un macchinario che costa, bisogna saperlo usare, è un macchinario enorme che io ho dato via perché non lo usavo praticamente quasi mai. E infatti non l'ho utilizzato, non è nemmeno quello. Il motore ne ho montato un altro, continuava a vibrare che una meraviglia. Per cui non dipendeva dal motore, molto probabilmente dipendeva da centralino display. Caso vuole che io avevo un altro display. Altro display. Fatta la prova con un altro display. Non è un display. Per cui l'unica cosa che rimane è la centralina. L'unica cosa è che qui c'è una problematica. La centralina che avevo io. Era esteticamente identica, quindi teoricamente dovrebbe andare. Se non che un cavettino qua giù della luce non era identico, era leggermente più stretto e non tornava. Ma vabbè, la luce non serve a nulla. Però il fatto che abbia una luce diversa potrebbe far capire che anche i display magari lavorano diverso. Quindi andate così a botte sicure, attacchiamo e vaffanculo, cioè c'è il rischio di bruciare tutto, di rompere tutto, lo facciamo? È una cosa che facciamo? Da questo punto di vista non è che avevo molte alternative. Sicché ho deciso di farlo. Quindi vado a collegarmi l'altra centralina, ma abbiamo un altro problema della serie proprio non vogliamo finire problemi. Che questi attacchini qui sono simili a quest'altri. Giro la fotocamera così si vede. Guardate che è importante questi aspetti, per questo lo sto dicendo. Perché non è solo provo la centralina, provo quella, ma provare la centralina vuol dire perdere tempo a provare la centralina. Ok, allora, vedete che sono simili, ma non sono uguali. Questo qua giù è molto molto più largo di questo qua giù, che invece è molto molto più stretto. A livello di dimensione dei cavi poi sono gli stessi, però questo è molto più largo come buco rispetto a questo, per cui non sarebbero tornati una volta installati qua giù, e infatti ciotolavano. Quindi io vado a prendere, vado a prendere e vedete che ciotola, non si ferma perché non è il connettore giusto. Ora, arrivati a questo punto, dopo tutte le 1000 prove fatte, non sarà certo un connettore a fermarci. Però com'è che si può provare un connettore senza andare a rovinare né una centralina né di là il connettore del motore, anche se abbiamo smantrugiato tutti i cavi per fare tutte le prove, però dobbiamo provare. Quindi qui serve a mio cugino stile. Nel frattempo vado a leggere, non è così rumoroso, evviva cavi. Com'è che si può fare qui? Deve entrare la vena a mio cugino. E la vena a mio cugino, qual è l'elemento chiave di a mio cugino? Fascette. Quindi cosa faccio? Ve lo dico perché così è un consiglio anche per voi. Prendo una fascetta, ne metto due in questa maniera, le lascio larghe. Le lascio larghe in questa maniera. Prendo il connettore, come vedete qua giù, della centralina, vado a metterci uno solo dei due. Vado, vedete che il connettore ha una strozzatura, no? Vado sotto la strozzatura e vado a mettergli la fascetta ben stretta. Quindi vado qua giù, la fascina deve essere girata in questa maniera e vado a strizzare. Poi mi casca tutto. C'ho l'appuntamento, sì, che abbiamo quasi finito. Vado a metterlo in questa maniera, vedete?
così. Dopodiché, dall'altro lato, vado a mettere, mi è cascata la fascetta, ne vado a prendere un'altra, vado a mettere un'altra fascetta. Giro la fotocamera, così la vedete per bene. Ok. Vado a mettere qua giù l'altra fascetta, anche qua giù la metterò prima della strozzatura. Lasciate stare il fatto che sia tutto il metallo fuori esposto, non importa, questo... E che cavoli però, eh? Ma c'ho le mani di burro, cos'è sta storia? No, non è importante l'aspetto dello sbucciare, perché lo possiamo sempre risiliconare, non sarà certo questo il nostro problema. Ovviamente potrei anche tagliare e congiungere tutto, ma io non sono sicuro che sia questo il problema. Così vado a mettere qua giù, vado a passarci questa fascetta che avevo lasciato appositamente fuori, che andrò adesso a chiudere qua giù. Sembra complicato. Uno dice, ma cavolo stai facendo? Stai ampliando la vita? No, questo è il barbatrucco di a mio cugino. Vado a mettere adesso dentro questo dentro, vado a strozzare questo più indietro possibile. Ok, lo vado a stringere e adesso vado a stringere questo che mi unirà, mi terrà uniti i cavi in maniera ben fissa e ben salda. Per fare un lavorino più carino, si va a tagliare tutto l'eccesso ovviamente di fascetta. Ok, in questa maniera posso testare tranquillamente la bobina con la centralina, perché sono sicuro che farà un buon contatto, anche se il connettore è più piccino e non tocca bene. Vado a ripetere la stessa cosa per tutte e tre le bobine. Secondo voi funziona? Si era bloccata la chat. Ditemi un po' se secondo voi ho risolto. Spero anch'io. Cioè l'S Extreme dice no. Cos'è secondo te CLS? Che prove bisogna fare? Cos'altro possiamo fare? Andava al display, andava. Non va, ma per nostra fortuna possiamo riprogrammare questa centralina con il display con il giusto firmware. Per cui vado a collegare di nuovo il firmware a questa centralina, li ricarico il firmware e adesso finalmente va! Finalmente va! Abbiamo risolto il problema. E vi posso assicurare che è stata una cosa veramente complicatissima. No, non andava, capito? Ma adesso funziona. Arrivo solo adesso. Che succede? Loris, ti sei perso parecchio. Abbiamo fatto 2 ore praticamente di diretta in cui abbiamo riparato un monopattino. Avevi ragione, non lo so, non so se avevi ragione, Junto, perché la centralina comprandola, e io ne ho presa una che era qui e che quindi avevo. Non andava. Non andava perché a quel punto il firmware che aveva questa centralina, che aveva i cavi diversi, il tutto diverso, non andava su questo monopattino. Per cui montare un'altra centralina indubbiamente non avrebbe risolto. Però fermi tutti. Fermi tutti. Esatto, sì, credo anch'io che avessero messo un firmware sbagliato. Secondo me, quando l'ha prestato all'amico, l'amico magari andava troppo piano, voleva sbloccarlo e ha caricato un firmware sicuramente sbagliato. Tuttavia, devo dire che io ho provato. E a me non mi segnava errore, non sapevo che versione era questo monopattino, per cui non sapevo se tornava. E caricandogli il firmware E22, che è lo stesso che io avevo caricato io finora sull'altra centralina, andava. Per cui però adesso dobbiamo, chiamiamoci riciclo, risolvere il problema alla cliente senza dovergli mettere un'altra centralina. Che cavolo ci studiamo? Troppo semplice dire, ok, prendi questa centralina e gliela da con le fascette così. No, no, a prescindere che adesso abbiamo tagliato tutti i cavi e glieli dobbiamo riisolare tutti quanti. Poi magari qualcuno di voi mi potrebbe dire, ma io non l'avevo tagliato i cavi, ma io sì. Voi
L'ho tagliati proprio perché volevo essere sicuro di tutto, anche perché iniziavo a dubitare della mia stessa esistenza, sicché ci voleva assolutamente di togliere ogni tipo di dubbio. Per cui io adesso dovrò far spendere alla cliente un lavoro dove sicuramente devo ripristinare il monopattino di un danno che gli ho fatto io, di aprirli, sbuzzarli, sbucciarli tutti gli avi, però volevo essere sicuro di quello che vedevo dentro. Effettivamente un tagliettino c'era, però quel tagliettino poteva essere quello che mi ha fatto funzionare tutto quanto, oppure no? Non ne posso essere sicuro. Quanto li prendo io a sta cliente per 2 giorni di lavoro, aver identificato il problema ma non ancora risolto, che qui si ferma per ora il mio lavoro. Infatti mi sono fermato a fare il video. Perché adesso io devo fare un preventivo alla cliente e la cliente bisogna vedere se lo accetterà. Ovviamente il preventivo che le posso fare è ti compro un'altra centralina. Però non è detto che montandogli un'altra centralina poi vada, perché questa non andava. Le ho dovuto caricare questo firmware. Tuttavia, lo stesso firmware caricato sull'altra centralina non andava uguale. Per cui, non è così semplicissima la cosa. Sì, ha la stessa versione del firmware, tutto quanto uguale. Perché l'ho preso io, scaricato, paro paro, messo di là. Bella domanda, perché facendo la stessa procedura la vecchia non andava? Molto probabilmente perché erano due centraline diverse e non basta solo il firmware, ma c'è tutta una serie di cose, come ad esempio l'aggiornamento della comunicazione, che si comunicano, ma non è detto che comunicano nella stessa maniera. È stato manomesso? No, era così, non è stato manomesso, soltanto attraverso il firmware, quindi quello ci sta, però non è che anche i MOSFET erano buoni. Non è che anche se i MOSFET erano buoni, cosa? La CPU non pilota i MOSFET di una fase? No, no, pilotava tutto perfettamente. Le fasi erano già state controllate tutte dall'inizio, erano state una delle prime cose controllate e le fasi andavano perfettamente. Solo che non andavano nella stessa fase, nella stessa angolazione del motore. Cioè, il motore poteva essere, era regolato a 120 gradi con tre sensori posizionati a 60 gradi, ma con uno messo a leggere la posizione inversa, e la centralina invece andava con l'angolazione diversa. Ora non mi ricordo l'angolazione, vi dico la verità. Non l'ho proprio guardata perché, come ho detto, quel macchinario l'ho dato via. Perché è un macchinario che non usi praticamente mai. Cioè, ci sarà un caso su 1 milione che lo vai a usare e comunque sia il cliente vuole che tu gli risolva il problema e non che gli dica che il problema si chiama Mario. Per cui io quel macchinario l'ho dato via, l'ho venduto. E quindi vedere la fase non potevo vedere l'angolazione della fase. Quindi non è semplice. Quindi il firmware originale non aveva una particolare gestione. Il firmware originale, io non so se era originale. Il problema è quello, che con gli strumenti in mio possesso, con l'applicazione, sia quella per vedere il firmware esterno, sia quella della Ninebot, sia tutto mi vedevano il normalissimo firmware del Ninebot e non segnava errori. Andava male, ma non segnava errori. Non era semplice. Allora, io ho visto una cosa, all'interno del motore c'era una predisposizione per un altro sensore. Solitamente viene fatto così per fare il 120 gradi con i 120 gradi, anziché col 60 gradi. Per cui secondo me questo motore può essere riparato con tre sensori uguali, posizionati però a 120 gradi, anziché due sensori in un modo e un sensore in un altro. Per cui in realtà, secondo me, una prova che si può fare qua giù è di montargli un terzo sensore, un quarto sensore, nell'altro orientamento e guardare se la fase torna. In alternativa, questa centralina che c'ha la cliente, non so per quale bastardo e fottuto motivo, ha una fase che lavora in una maniera diversa, ma non avendo possibilità io di vedere in che fase lavora ora, è un po' un tentone, cioè come diamine l'ha cambiata se il film che io ho caricato sia su una che sull'altra, su una va e sull'altra no? È uno di quei casi che non è semplicissimo. Perché ho detto che mi ci è voluto veramente tanto per capirlo, perché no, non è semplicissimo. Io ho tutti i macchinari che volete, ma se non sapete come usarli, se non sapete cosa leggere da questi macchinari, potete fare tutte le prove di questo mondo e non risolvere tutto. E allora io chiedo,
Per ora non abbiamo ancora risolto. Devo fare un piano, una prospettiva alla cliente. Devo dargli una prospettiva di quello che andrà a spendere e del lavoro che gli faremo. Che lavoro gli facciamo e quanto li prendiamo? L'ho contattato perché voi non me l'avete chiesto di chiamare. Io avevo messo il telefono qui, avevo chiamato anche. Che cazzo! Avevo chiamato anche Laco, che poi non mi aveva risposto, ma gli avevo detto io a Laco: Laco, ma se ti chiamo durante la diretta che faccio, ci dai te un'opinione, un consiglio? No, ha detto chi più del canale di monopattini elettrici più seguito in Italia poteva darci una risposta. E Laco, al solito, non mi sta rispondendo ulteriormente, ultimamente. Fatto sta che io ho chiamato la Ninebot che mi hanno detto porta un centro assistenza. Quindi non mi dice qual è la corretta versione del firmware. Sono d'accordo con Fabrizio sul seriale. Fabrizio dice, è quello che ho appena detto. Cioè, io ho chiamato la Ninebot e ho detto, ho qui un monopattino, biribiribiriba. Mi fa questo problema. Non mi segnala errore, tramite applicazione non mi rileva errori, non mi rileva errore nemmeno il display. Come diamine faccio chiavetta? ST-Link potrebbe dare info ulteriori sulle differenze tra le due centraline. Sì, che io ce l'ho, ma va saputa leggere. E risiamo punto a capo. Quindi, chiavetta ST-Link, e poi tra pochissimo devo chiudere la diretta perché devo fare la chiamata a un cliente. Chiavetta ST-Link, va bene questa, tanto sono tutte uguali, ce l'ho qua giù. Dove la collego? Che gli faccio leggere? E soprattutto, per ora stiamo facendo il preventivo. Per cui mettiamo per ipotesi che vada riprogrammata la sua centralina, per ipotesi. Magari anziché tramite Bluetooth la programmiamo tramite ST-Link prendendo di lì e copiando di là. Quanto riprendereste per un lavoro del genere alla cliente, dove non è solo la copia, ma è tutta la diagnosi? Perché io dico sempre, no, che la diagnosi è comunque sia gran parte del lavoro, quasi tutto il lavoro è la diagnosi, proprio per motivi come questo. Io per fare una diagnosi qua giù ho sbuzzato un monopattino, 150 euro. Dunque ricordiamo che questo monopattino costa 300, se non mi sbaglio, e 22. Guardiamo, no? Prezzo. Lo vendono nuovo a 399 euro. Sì, qualcuno 429, comunque sia sulle 400 euro. Nuovo 400 euro. La riparazione dove gliel'ho sbuzzato io. E ancora non gliel'ho riparato. Gli ho fatto solo la diagnosi. Quanto li prendo per ora? E che prospettiva li do? Avanti, o scrivete. Greta a questo punto avrebbe scritto: non si buona a nulla, cambia lavoro. Sapete che mi avevano proposto un lavoro in un posto dove ci sono andato e mi hanno detto: guarda, perché qui abbiamo cambiato, sono diventato io responsabile, puoi venire a lavorare per noi. Ma era un lavoro a tempo full time e gli ho detto: vabbè, ma io c'ho da fare le registrazioni di quattro officine, se no non mi basta il tempo se vengo a fare il full time. E ci sono riandato dopo pochissimo tempo, non vendono più biciclette. Ci sono rimasto, ho detto poi, ma ormai ci sono andato a lavorare. Sono andato in diventavo. Ho detto poi. Ci sono rimasto male perché è una grossa attività. E non vendo più biciclette. Magari solo per l'inverno. Insomma, quanto gli dico a sta cliente? Via, scrivete un po'. Quanto gli dico? Boh, avete ragione. Guardate che non c'è una risposta giusta e una risposta sbagliata. Bravo Giuseppe. Quindi se dici di comprarne una nuova.
Sicuramente non farebbe liberare per tutti i test concentrati. Sì, perché poi c'è da considerare quello. Che se io sparo una cifra esorbitante, era qua giù la cliente mi aveva detto sono disposto a spenderci anche 150-200 euro. E è stata molto onesta e corretta la cliente, no? Ma se io gli facessi una prospettiva di spesa alla cliente di, per ipotesi, 250 euro, la cliente potrebbe giustamente dire no, io non lo voglio riparare. E quindi che faccio? Glielo lascio smontato? Glielo lascio sbutellato? Glielo dovrei rimontare e per rimontarlo comunque sia già lo sto riparando e quindi ci sto spendendo dei soldi. Non è semplicissimo, rifletteteci un attimino, magari me lo fate sapere nei commenti al video, tanto il video verrà salvato, sicché me lo potete far sapere nei commenti, mi fate sapere quanto secondo voi dovrei prendere io alla cliente per risistemarlo e per fargli la diagnosi. Qui vedo un 60 euro per la diagnosi e poi ulteriore per ripararlo. È una bellissima, bellissima domanda che non ha una risposta corretta. Oppure provare a spostare il firmware 80 euro. Ma sapete cos'è? Vi invito veramente a rifletterci per un motivo ben preciso. Hai ragione, Renzo. Per un motivo ben preciso, tutte queste prove fatte, tutte queste prova sposta di lì, sposta di là il software, sposta di lì, avete fatto un conto così a grandi spanne dell'attrezzatura che abbiamo usato, quanto costa? Allora, vado a leggere le prove fatte, così lo vediamo insieme e poi ripeto, vado a chiudere la diretta perché devo chiamare il cliente, se no mi tocca chiamarlo in diretta, non mi sembra una cosa carina. E che palle che ho riperso la penna, ma com'è possibile? Tre penne le perdo tutte. Cioè, sono qui, oh, vedo un minime. Ecco il minime. Allora, abbiamo fatto il test senza smontare nulla, che secondo me solo questo vale 10 euro. Così si fa due conti a parte. Faccio di colore rosso. Secondo me i test senza smontare nulla, una decina d'euro vale. Smontato il piantone, fatto le varie prove dei componenti, qua giù mi avete fatto fare, io ho fatto la prova del filo toccandolo, quindi qui senza materiale per ora speso, secondo me smontare tutto e fare le prove vale un 20 euro. Qua giù mi avete fatto fare il test dei sensori, ora il test dei sensori implica almeno una macchinetta di queste, che non costano molto, 30 euro. Lo scrivo con un colore diverso, verde, così distingo la roba. Quindi 30 euro la macchinetta per fare il test. Il test del 5 volt si può fare con la stessa cosa con un tester banalissimo, 10-12 euro costa, scrivo 10 euro. Se volete un tester ultra mega professionale come quelli che ho io, che c'ho una versione fighissima che non è qui, è sotto, poi ve la faccio vedere, che si collega col Bluetooth e fa tutto l'arco del voltaggio, c'ha un sacco di cose fighe e costa tipo una scema tipo 30 euro. Comunque sia, un tester, via, mettiamo 10 euro e siamo veramente generosissimi. Poi abbiamo fatto il test sulle bobine, si può fare sempre con quello. Il test della centralina già inizia a essere un pochettino più complicata la roba. Poi abbiamo fatto l'ispezione del motore, che solo quella secondo me altri 10-20 euro li potrebbe valere di costo che abbiamo fatto. Poi abbiamo letto la temperatura, le bobine, le cose, insomma, attrezzatura che la telecamera termica costa più di 100 euro. Le periferiche di lettura del computer costano 300 euro. Il saldatore per dissaldare tutti i MOSFET e ritestarli, il saldatore questo è un proprio troiaio, un 20 euro. Lo stagno, tutto il materiale, la corrente, stare accesi, mettiamo ulteriori 10 euro. E il tester per i MOSFET, questo è particolarmente buono, c'è la batteria che ormai non dura più un cavolo, ma è particolarmente buono, diciamo un'altra ventina di euro anche questo macchinario. Insomma, andiamo alla sintesi. Cos'altro abbiamo usato? Ah, il tester per vedere se la batteria era buona, quel macchinario lì costa un bel 500. Insomma, non è che siamo qui a fare la prova e ritirare questo mezzo qua giù, non mi ricordo quanto l'ho pagato, ma mettiamo un 50 euro. Insomma, io per avere il materiale per fare questa prova, c'ho un conto di tutto quello che mi è costato. Scaccolatrice, ecco lì.
la scaccolatrice per avere questo materiale qua giù, più 50 euro, più 100 euro, più 300 euro, più 20 euro, più 20 euro, più 10 euro, più 10 euro, più 20 euro, più 30 euro, più 10 euro, più 10 euro. Stiamo parlando solo per fare queste prove qui su questo monopattino qui di, come vedete, più di 1.080 euro. Poi sono cifre scazzate, ovviamente 10 euro più 10 euro meno. Più di 1.080 euro di materiale e tempo investito per riuscire a fare una diagnosi. Qualunque cifra prendiate alla cliente è sicuramente una perdita rispetto a quello che è stato. È chiaro che l'attrezzatura ce l'avete, se riuscite a dissiparla per 4, 5, 6, 10 lavori, la ripagate. Questo è poco ma sicuro. Se anziché buttare via il macchinario solo perché si è rotto e non va più la batteria, lo fate riparandolo con la batteria al litio, sicuramente ve lo portate avanti e vi dura di più. Se lo riparate anche questo che sarà rotto e risaldate tutti i cavi, indubbiamente vi dura di più. Se utilizzate materiale buono, insomma, tutto quanto, bravissimo, come dice Lorenzo, no? L'arte del riciclo. Se si va a riutilizzare ogni componente si può andare a risparmiare, però mettiamoci davanti l'alimentatore da banco che mi è servito prima per fare le prove, mettiamoci davanti che qua giù abbiamo più di 1.000 euro di materiale per saper fare questa riparazione. Sono davvero 150 euro validi, tanti, pochi, buoni per fare questa riparazione? Fatemelo sapere nei commenti, nei prossimi video e immancabilmente nei gruppi. Vi ricordo il gruppo Discord che tra un po' lanceremo un pochettino di più. Per ora ci siamo andati piano, ma è veramente figo ed è aperto praticamente a tutti. Potete parlare tra di voi. Io lo guardo, ma poco. Potete parlare tra di voi, oppure tutti i gruppi che ci sono, che voglio ricordarmi i nomi perché non me li ricordo nemmeno io, che sono Riciclo Super, quello me lo ricordo. Riciclo Super però destinato a poche persone che sono supereroi e possono saltare da un gruppo a un altro e quindi possono guardare praticamente tutto e scambiarci opinioni, scambiarci vari fatti. Dopodiché abbiamo il gruppo Riciclo Secondo Abbaglio, che è quello di cui fanno parte la maggior parte delle persone, e Scuola Riciclo per chi ha fatto il corso, Riciclo Terzo Controllo, per ora sono questi quelli più grossi, e poi c'è Primo Fuoco, ma per ora non stanno andando. Come entrare a far parte di questi gruppi? Facendo il test che trovate anche in descrizione a questo video appena l'avrò pubblicato. Potete fare il test, 125 domande, in base alle risposte, non al punteggio, ma alle risposte, verrete indirizzati verso uno di questi gruppi, più adatti o meno adatti al vostro campo di competenza, per scambiarvi opinioni. Per tutto il resto ricordo che c'è le varie opzioni su Calendar per prenotare un appuntamento, parlare, richiedere un'assistenza, richiedere un preventivo, richiedere un sacco di altre cose. Noi ci vediamo alla prossima. Molto buongiorno!